Eccoci, buonasera. Buonasera agli ospiti. Salve. Bella. Buonasera. Come va? Tutto Tutto bene? bene. Chat, come va? Audio, video? Tutto Io sto a posto. abbastanza. Sì, chiedevo pure il parere di chi c'era in chat. Va bene. Siamo qui per questo convivio con un po' di producer, chiamati proprio all'ultimo all'ultimo. Ciao Silvietta, ciao Giulio, ciao Vosco, ciao Locksnake, grandi, super supporto in chat. Bella Delchi. Ragazzi, stasera tocca pure a voi, eh. Apriamo le gabbie su Discord, quindi voglio un po' di blast per questi producer. O domande scomode barra pertinenti. Allora, chi abbiamo? Abbiamo Efium, lo vedete lì, partiamo in alto a sinistra. Poi abbiamo Francesco degli Invaders. Invaders o Invaders? Sai che ho sempre avuto il dubbio? Allora, si dice Invaders. Invaders. Ok. Che Esatto. poi la figata è l'Hertz musicale, no? L'Hertz di frequenza. Poi Valerio, IHR, in Warden Zerrandi. A te tocca chiamare IHR o sempre per esteso va bene, in Warden Zerrandi? So come Dio, so una trinità perché sono quindi un po'. Invasori, guarda sera. E poi abbiamo Christian. Che Purtroppo cosa? non c'ho i cartonati, mi sono scordato i Ah. cartonati. Abbiamo Christian, rappresentante degli Shadow Sect. Quindi è una bella combriccola. Oddio, diciamo in linea di massima. No, tutti assimilabili al Neurofunk? Non credo. Diciamo No, Invaders è un po' più sul deep, no? Deep minimal, no? Di io sono su prolleroni. un'altra tastiera. Liquid. Liquid, giustamente. Vabbè, però non è che fai la liquid quella spiaggesca, diciamo che Spiaggesca. quella sun and bass piscina. Pietro, vabbè, Pietro, te cioè esci su Bethesda, quindi non lo so, classificabile come Neurofunk? Ma sì, dai, Neurofunk per forza. Poi adesso sto cercando di allargare i Vabbè, panorami. con queste classificazioni sciuti, mi pari tipo quei bambini che stanno sui gruppi su Facebook. vabbè, però purtroppo vedi la Ci drum and vuole bass c'ha sempre. una caratterizzazione drum and bass, basta. Ma Senza di... sì, ma forse è proprio l'ambiente che c'ha sempre avuto sta fissa di catalogare per sottogeneri. Cioè, veramente drum and bass è uguale sottogeneri. Ogni cosa è incasellare in qualcosa, quindi vedi. Penso sia Ah molto inglese come cosa, molto british. sì? Dove c'è 2000 sottogeneri, boh, non so, c'è sto vago presentimento, insomma. Comunque è vero, diciamo che dovremmo un po' superare questa fase, abbracciare più la fusione di generi, sottogeneri, eccetera. Senza Ma troppe sì. catalogazioni. Appartengono Insomma. tutti a una classificazione generale, poi cioè, il sottogenere, non Sì. so a quanto possa servire, forse sì, magari se vuoi andare a ricercare poi insomma, un certo tipo di, ti può servire solo in quel momento la categorizzazione, ma perché Quello se sì. no, cioè, di solito poi penso che così... Musica elettronica, uno segue più che altro gli artisti, no? Quindi in realtà non ci sarebbe No, quello neanche sì. bisogno di creare il tutto. Genere, non si capisce più niente. Non si No, capisce infatti, che la jump up, non si capisce che la neuro, non si capisce più niente. no, Latex. non si capisce più niente. Vabbè, però diciamo che molto spesso per una buona percentuale ci sono anche serate mono sottogenere, cioè nel senso te magari vedi una serata con una sfilza di nomi che si accostano tutti a quel sottogenere, quindi è evidente che pure un po' la serata in sé può essere catalogante, no? A E a meno quel che... punto non c'è bisogno neanche che me lo espliciti, perché è implicito. Cioè, se mi fai una serata con, che cazzo ne so, che ti devo dire, con Calibre, con London Sì. Electricity, cioè, lo so di che si tratta, no? Non c'è bisogno che poi mi crei il sottogenere. Cioè, se tu conosci gli artisti, poi riesci a capire più o meno, no? Vero. Di che si tratta. Vero. Comunque, vabbè, quello qua è un discorso a parte.
E allora, a livello produzioni, come state messi voi? Qualcuno di voi è fresco d'uscita? Sì. Sì, Sì, sì. un po' di roba che uscirà prossimamente. Io non uscirò domani. Ah, infatti avevo visto qualcosa. Dove Questa qua è la mia prima uscita. Questa qua non è drum and bass, cioè è sempre drum and bass, però half time, tipo un po' hip hop esce? Ah. 170 per dato. Figo. È una roba, sì, è interessante. Credo che è la prima volta che ho provato a sperimentare fuori dalla drum and bass, diciamo. Sono contento. Esce con Foreign Currency, che è la nuova etichetta, il tipo dei Foreign Beggars l'ha aperta, Pavan. Ah, Ma grande. grande. Quindi, mo, Vabbè, non domani. sapevo. Sì, è nuova, l'ha aperta durante il primo lockdown, quindi verso marzo, quindi a meno di un Sì, anno. io sapevo già sta roba. Te, infatti, cioè, li segui loro, no, Christian? Ah, io sono amico con Pavan. Ma sapevi di sta label? Sì, ma lui si era lanciato col progetto da suo da solo e dopo poi pian piano adesso sta tirando tutta una serie, sta cercando di creare un roster, tra virgolette, no? Sì. Ma fa roba molto figa, eh? Cioè, roba anche, cioè, mescolata anche con musica etnica, Dai. che ci sta, secondo me. E poi, Sì. vabbè, Non c'è ho tirato dentro un paio di producer anche con i controcazzi, Hieroglyphics, tutta quella gente lì. Sì. Ma sempre roba half Ah. time, cioè drum and bass zero ne fa. Sì, No, è sì, fa hip hop. time, fa un po' di tutto, ma anche tipo hip hop lo fai o anche garage, un po' se, Sì, più o meno sì. c'è Ma un po' spazio tra i generi, diciamo. infatti quel Capito? pezzo che mi hai fatto sentire, quello con quei suoni un po' indiani così, quello è tipo grime proprio, cioè mezzo Quello da grime diciamo. suo, sì. Comunque pure lui spazia una cifra. E Cristian, a te sei uscito su Sweet Brain, giusto? Anche Valerio. Anche Valerio, vero? Con Entrambi. Disponia. Varius è uscito quando era l'8, 3 giorni fa. Beh. 3 giorni fa? E no, noi ce l'eravamo sentiti tipo in anteprima qui su Twitch. Vabbè, in anteprima, erano già state caricate su SoundCloud le tracce. Ma è roba comunque già datata? Avete fatto la release oppure è roba che avevate fatto di recente? Come produzione, dico. Ah, tu dici come. Il pezzo di te, Wet Brain, dico. Boh, quello che Disponia, sì, è roba se vuoi datata, nel senso finita 6 mesi fa, così più o meno, 5-6 mesi fa. Ah, ok. Vabbè, poi i tempi di release quelli sono. Vabbè, la Possiamo nostra chiamarli. invece no, eh. La vostra? La nostra è abbastanza fresh, nel senso che anzi, l'abbiamo finita proprio mentre che lui stava organizzando la release. Ah, proprio super recente, Ma cazzo. boh, perché ce l'avevamo, stavamo lavorando a quella collab, dopo poi lui. Io gli ho mandato il pezzo, lui mi fa dai, la finisco, appena c'ho 2 minuti, era praticamente fatta. E solo che dopo poi lui stava incasinato che doveva finire, non so, un EP per Neuropunk. Non ho ben capito che cazzo è. Dopo poi è venuto fuori Jade. Uno serve una traccia per una compilation, qua e là, bla 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 bla. E allora abbiamo parlato con Alex. E dai, Ah. mandiamo di sta roba che ci abbiamo. Se gli piace, la finiamo e bella. E basta. È Ok. andata così. Dai, bomba. Sì, dai. Loxnake dice: Maronna, immensa la nuova degli Shadow of Commiso, sentita oggi. Grande. Grazie. Ricky di Sociopathic, buonasera. Shot uguale Peter Pan. Discorso di prima che ti ho detto, discorso da bambini, generi musicali. Avrebbe messo, porca troia, complimenti. Bella Tech 21. Bosco dice: Cristian, escici i numeri delle fighe. Vedi, ti associano a un No, Casanova. non si può, non si Non può. si può. Cristian è impegnato, raga. È bella FMDB. Francesco, salve, raga. Bella compagnia stasera. Ciao, Puledri. Ciao, Isabella.
Vabbè, in linea generale, a livello produttivo, come state? State belli carichi? Vi siete un po' lasciati alle spalle questo down COVID? Io non sto cercando di produrre di più. Valerio già se la Che ride. Vai Valerio, inondaci del tuo pessimismo prima cosmico. parlare agli altri, dai, prima le proprio poi Dai, quelle. Ma io tipo... vai via. No, io nel senso sto facendo un bel po' di roba. Nel senso che con sto fatto che non posso uscire magari a bere o a fare casino, mi chiudo, mi do i miei orari e sto riuscendo a diciamo immagazzinare un bel po' di roba, quindi diciamo nella merda totale è stato anche abbastanza positivo a livello produttivo per me a questo periodo. Dai, bomba. Quindi no, positivo. Poi c'è un po' di uscite adesso, fatalità, tutte in questo periodo più o meno. E il 23 o 24 ho il nuovo EP per Bad Taste. Ok. E, tra l'altro abbiamo fatto con un ragazzo, mio amico, un artista multimediale, un video che uscirà insieme alla traccia, alla main track. Sarà un video da guardare tipo col visore, col cardboard, con la realtà virtuale. Ah, che figata. Ma vediamo, boh, cioè, il video è una figata, vediamo appunto feedback generali, però insomma Vegas era bello, bello contento. Poi con Fra e gli Invaders abbiamo della roba nuova che deve uscire adesso. Data da definirsi. Ah, collab? Sì, un EP di quattro tracce, Effium Invaders per Dispatch. Per Dispatch. Sì, siamo abbastanza contenti. Mazza, e bombette. No, Effium no, Invaders figo. per Dispatch. Che figata, non la sapevo sta cosa. Però come tardi, potrebbe uscire entro marzo, credo. Entro marzo? Sì. Avete già chiuso tutto? Sì, è già fatto. Soltanto la data finale da stabilirsi. Bella storia, cazzo. Pure te stai bello prolifico, quindi, Francesco? Sì, io ho questo qua che deve uscire per Foreign Currency, più questo qua con Pietro per Dispatch, e poi ho delle uscite EP, due, però poi ho tracce singole in varie label che usciranno in compilation. Poi mo sto lavorando a dei remix al momento. Quindi non male, diciamo. Ci sta. Valerio, tu che ci dici? Te non c'è proprio, ti è passata proprio la voglia a te, eh? Un po', devo dirvi sì. No, no, vabbè, cioè, durante quest'anno comunque ho continuato a lavorare, un po' di cose sono uscite, c'ho ancora un po' di collab. Che so da finire, sarebbero da finire. Alcune sono già finite, però non le posso segnare finché non finisco anche le Ah. altre. Però, boh, non so. Cioè, no, Nomi non si possono spoilerare ancora. no, certo, come no. No, stavo lavorando a un singolo con due collab con i Dabelements, che sono Ah, i amiconi. Dabelements. Sì. La voglia. E poi, che altro? C'ho una collab con Merican, che mo dovremmo chiudere a breve. Dai, E immancabile la collab con Merican. stavo lavorando ad un altro paio di tracce con gli Accept, poi in realtà ce n'avevo anche una aperta con i Mintit, e Ah, poi mentite, sì. in realtà anche altre aperte con altri da anni che poi non hanno più toccato, forse riusciranno fuori dopo un po', Ah. però non saprei. No, più che altro non, cioè, in tutta sincerità, in questo momento, a parte che non c'ho neanche più tanta voglia di mettermi a fare drum and bass, che non è che mi stimola più di tanto. Attenzione. E Cioè, non c'è voglia più poi, di produrre drum and bass? Lo sto sentendo bene? ah, vabbè, in questo periodo non mi stimola più di tanto, nel Ok. senso non c'è troppo gusto. Lo spiego e visto sarebbe una cosa da fare per pura passione, per puro piacere, perché a questo punto non essendoci neanche un ritorno economico possibile, non sarebbe il momento migliore per forzarmi a fare una cosa che neanche mi porta a nulla, quindi vedi un po'. E quindi adesso sto più che altro concentrato sui videogiochi, me ne so collati un paio.
E quello è un lavoro che dura mesi comunque, quindi sto bello impicciato. Curi la parte soundtrack dei videogames, diciamo. Sì, comunque tu immagina che io non ho mai smesso pure di fare sto lavoro in contemporanea con la Drum & Bass, e quando parlo di un videogioco io intendo qualcosa come 15 tracce a botta. Non è poca roba. 11 tracce a botta? Sì, una quindicina, 16 tracce a botta. Ah, quindi di tutto il pack del videogame, diciamo. Ti richiedono 15 tracce. È più o meno come fa un album, tu immagini. E in quanto tempo bene in linea di massimo? Dipende poi da quanto è complesso. Nel senso, se immagina se mi chiedono qualcosa di elettronico, che ne so, a 120, molto, molto basic, anche in maggiore, forse con qualche piccola modulazione. Poi mette poco, però se poi mi chiedono qualcosa di più complesso, che ne so, se devo andare a fare qualcosa di cinematografico oppure di etnico, oppure tipo adesso sto lavorando a un horror. Wow. E comunque sono cose che non di solito sono di competenza dei compositori, no? Dei producer, no? Sì. Quindi bisogna studiare. C'è roba abbastanza complessa dietro a livello di teoria musicale. Uh-huh. E quindi lì ci metto tanto tempo, soprattutto all'inizio, perché ancora Però credo che sia pure una cosa figa a livello creativo, perché vari molto di più, no? Rispetto a fare la produzione drum and bass, diciamo, standard. Comunque, a seconda dei... No, dicevo, anche per quello che mano a mano la drum and bass mi sta stimolando sempre di meno. Ma conta pure il fatto che non ci sono serate? Che è un po'... Non lo so, boh, è un po' forse un naturale processo di crescita, anche non saprei dirtelo. Però vorrei più che altro, se mi vedo a continuare a fare musica in futuro, non so, forse mi ci vedo più come compositore, magari. Ok. Sì, Accademia, sì. Oppure studiare. Certo. La prenderei più in quel senso piuttosto che fare club music. Non so, forse il ciclo forse si sta chiudendo. Cazzo. Vuoi o non vuoi, poi è tutto una questione di stimoli. Penso che se andare, certo, a un certo punto c'è più stimoli. No? Christian, invece te stai proprio a palla di cannone, vedo, ultimamente, eh? Non solo con la drum and bass. No, io ho tante robe. Ho 10 tracce solo Shadow da finire. Poi avrò 4-5 collab, che non so, anche io un po' come Valerio, un po' sparse qua, robe iniziate, poi mai finite, così. E... poi c'è un progetto da solo lì che faccio deep, una roba un po' più sperimentale. C'è un disco che deve uscire su Close to Death. Ah, sì, 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 quella traccia lì. Con Marianne Ray. Sì, e sì, dopo poi c'è qualcosina di techno, così a tempo perso, a divertimento. Quella techno l'ho sentita, ma l'hai segnata pure quella, no? Sì, sì, sono anche un'etichetta abbastanza grossa. Okay. Però è una roba che faccio così a tempo perso, cioè non è che ho delle ambizioni di qualcosa, capisci? Sì, per diletto, diciamo. Oh, sì, cioè ogni tanto mi piace fare quella roba, mi metto lì, sì, sì. Tiro fuori qualcosa, quando ho 4-5 tracce così le mando in giro e... Senza vincoli, diciamo. Sì, vabbè, questa è anche una label figa, lui mi ha anche chiesto un'altra roba, però non lo so, cioè mi piace, fa quella roba, però dopo un po' ti rompi il cazzo perché è troppo, cioè non c'è un'evoluzione, cioè capito, è molto lineare, no, come roba, cioè non sì. È che c'è quella cosa di dire, ah, mi sbizzarrisco, faccio qualcosa di, cioè molto standard quella. Sì, è vero, lì. Vero, vero. Quindi non sai quella cosa.
magari fai qualcosa così a divertimento perché ti sei preso bene in quel momento, magari con le macchinette, le cose, invece di farla col computer. E ci sta. Dopo registri tutto e dici, vabbè dai, ho fatto queste quattro robe e le mando. No. Allora, qui in chat dicono, Noan, quando si flemma? Tutti i producers e nessuno con le cuffie, mi puzza sta cosa. Bosco dice, Valerio, mi ispiri lo stoicismo. Snake, ragazzi, il giorno dopo la riapertura organizziamo il festival D&B Made in Italy più grande della storia post 2010. Quindi così perdiamo gli ultimi soldi che ci sono rimasti. Esatto. Che dite voi? Si riprenderà questa D&B in Italia? Ricominceranno un tessuto di party? Come la vedete voi? Ma boh, male. Un molto pensiero male. Molto male, eh? Non vedo questo grande ottimismo. Vabbè, già prima del Covid eravamo un po' in declino, no? Vabbè, ma io ufficialmente da quest'estate non sarò più italiano, quindi... Ah, vero, te ti sposti, diventi viennese. In Austria. Grande. Posizione sì, sì. Super strategica. Ma guarda, c'ho già, non ti anticipo niente, ma c'ho già delle belle cosettine in ballo lì. Di situazioni, contatti, serate, cose? Sì, stiamo lavorando a un concept con delle persone lassù, una cosina un po' diversa dal solito, che è proprio a livello di, non dico di serate, no? Proprio è un concept, capisci? Okay. Cioè è una situazione, cioè non è una roba alla serata, così, è tutta una... Sì, sì, un concept, sì. Sì, una cosa mista tra arte visive, riprese, streaming, però c'è anche la gente, location un po' particolari, una roba un po' fuori dai canoni di quello che è la drum and bass, no? Ok. Boh, ci stiamo lavorando, vediamo. Poi Covid permettendo sempre, cioè adesso siamo... Certo. Costantemente in riunione, robe per fare questa cosa, però insomma ci sta, sì. Se non riportiamo stavolta non ripartiamo più, forza, dice il ragazzo, in merito all'Italia. Vabbè, c'è gente un po' che vuole essere ottimista, poi vedremo un attimo come si delineerà la situazione. Fatti coinvolgere dal caldo abbraccio della Lo-Fi. Ah, qui abbiamo un producer Lo-Fi, che tra l'altro la Lo-Fi non è manco brutta. Adelchi dice, di che label parla Chris, quella techno? Qual era la label? Natura Viva. Ah, Natura Viva, ma sono italiani? Sono di Parma, da dove abito io. Ah, ok. È uscito anche Dinox, che è comunque gente che fa progressive abbastanza grossa, un po' di nomi. Poi vabbè, adesso negli ultimi anni lui fa molta più quantità, no? Però negli anni sì. Che erano, comunque 15 anni che sul pezzo faceva un bel po' di nomi. Poi adesso lui, il ragazzo che la gestisce, è un po' nella situazione come... Diego Delta 9, Super Focus Label, però c'ha il bambino, robe, quindi sì. Però lui ci sta dietro, cioè, ha preso anche delle belle, ogni tanto uscita Anna, tipo, poi uscita anche, ha comprato anche dei diritti di alcune cose di Car Cox, quindi insomma... Ah, stanno belli lanciati. Uno fa tanto catalogo comunque. Ok. Bosco dice IHR Accept Inertia Best 2020 D&B Track. Attenzione. Come una catapulta. Vabbè, oh, quel pezzo. Com'è andato quel pezzo a livello di riscontri? Cioè, che tu sappia? Cioè, è piaciuto? È stato suonato? Cioè, suonato, mo. Suonato play, diciamo. Allora, no, diciamo che a livello. Non ha spopolato, ok? Però nella cerchia dei producer abbiamo avuto bei feedback. Pure l'altro giorno mi ha mandato un messaggio a Drash che mi ha chiesto se gliele mandavo, che le volevo suonare, che iniziava tutto.
Toni pesanti, anno difficile per far suonare i pezzi in giro. Quello è vero, sta cosa qua, perché comunque ne parlavamo pure nella live con, appunto, con Christian, Matteo Maztek e all'Usinator. Matteo diceva alla fine, sì, ok, tu devi continuare a produrre i pezzi drum and bass perché è il lavoro tuo, però non essendo pezzi che suonerai, dici, ok, fino a che punto ha un senso? Cioè, magari io faccio uscire un pezzo che sai che comunque io faccio uscire i pezzi drum and bass perché verranno ballati nei club, ma quando riapriranno quei pezzi che io sto facendo ora già suoneranno vecchi o saranno vecchi. Capisci il ragionamento che faceva qual era? No, ma poi più che altro anche per la questione che, vabbè, c'è un po' di gente che ascolta proprio drum and bass, ok? Nel senso la considera una musica da ascolto. Okay. Però in generale drum and bass non è proprio musica d'ascolto, ok? Cioè la musica da club proprio in generale non è musica d'ascolto. Io se devo ascoltare musica, ma ascolto jazz, ma ascolto che ne so, metal, ma non mi ascolto musica elettronica da club. Che senso c'ha? È un loop ripetuto di continuo per la maggior parte delle volte, non tutte le tracce sono così, però certo. E quindi fare roba da club in un momento in cui non ci stanno i club, che senso ha? Effettivamente è vero, perché quella è roba da sentire su un impianto, anche perché se no non la apprezzi al 100%, insomma. È un po' sprecata così. Te, Francesco, non sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, come no. Però credo che alla fine il problema principale è la mancanza di stimoli di andare alle serate a sentirsi la musica o anche da non andare a suonare. È quello il problema principale, che poi dici, perché devo continuare a fare musica se non c'è nessun, cioè sì. se non posso usufruire. Esatto. Sono d'accordo. Certo, sì, quello sì. Poi, oddio, dipende pure magari dallo stile di elettronica che fai. Magari, sì, giustamente mi dicevo in chat, lì spari un pezzo liquid jazz, uno se lo sente pure in cameretta. Sì, esatto, quello sì. Però è una piccola percentuale, capito? Cioè, in generale... Sì, il grosso poi... della... Sì. Poi dipende sempre da come definisci. Io ho detto club music, ok? Perché poi ovviamente cosa definisce un pezzo drum and bass? Il tipo di accenti che ha, il fatto che sia 174, perché se vai a vedere di questa tipologia ce ne sta anche al di fuori di quello che noi chiamiamo drum and bass, ok? Certo, certo. Magari prese da altri generi musicali che non c'entrano un cazzo con la drum and bass, ci sono altre tracce drum and bass che magari sono totalmente ascoltabili, Sì. La maggior parte che facciamo è roba da club. La roba da club, secondo me, è roba da ballare, non tanto da ascoltare. Ascolto. Sto a casa e faccio le pulizie, oppure che ne so, mi voglio rilassare un attimo, voglio sentire della musica, e non metterei proprio della musica da club. Ci sarà una piccola percentuale delle tracce da club che possono essere anche ascoltate come musica, ma il resto direi proprio di no, dai. La chat è un po' divisa, in tal senso. Vabbè, Lock Snake dice: io ascolto solo DMB. Dov'è? Io ascolto letteralmente solo DMB, da neuro a liquido tutto il giorno. Ok. Adelchi dice: molti direbbero lo stesso del metal. Oddio, dai, non è vero. Questo era un periodo da liquid jazz alla Caliber e LSB. Sì, vabbè, nel senso, se magari sì, se sei costretto ad ascoltartela in cameretta, effettivamente quella musica ci può pure stare. Stanco fisicamente se sto a DMB per un tot, ok. Silvia dice, per me è stata ed è musica da ascolto, ma condivido il ragionamento di Valerio. Uso la DMB per riprendermi dopo un album glitch. O ascolti Doc Scott. Sì, vabbè, dai, alla fine è normale. Cioè, se tu sei un fanatico di un genere musicale, te l'ascolti uguale. Ovviamente diventa pure frustrante il fatto che tu non possa andare a ballarlo. Quello è fuori discussione. Quindi... Te, Pietro, vuoi aggiungere qualcosa? Io devo dire che... Cioè, concordo con Valerio, anche se mi trovo in dei contesti in cui l'ascolto. Nel senso, per fare sport, secondo me è una figata. Nel senso, quando vado a correre, sì, ascolto praticamente solo drum and bass. E per quanto lui ha detto fare le pulizie a robe di mattina, io devo dire, quando mi sveglio mi capita spesso che magari mi accendo, che ne so, SoundCloud, Noisia Radio, e mi butto appunto bass music, okay, che sia dalla drum and bass alla musica da club, però
devo dire che mi dà quel tiro per affrontare bene la giornata. Non sempre, ovviamente, ogni musica ha il proprio contesto, stato d'animo. Però anche e soprattutto, no, io vivendo a Venezia cammino un casino, sempre le cuffiette, ascolto molta drum and bass, devo dire. Poi, secondo me, c'è sempre un contesto. Cioè, non penso che se sia da club allora non puoi o non viene. Magari una piccola percentuale, appunto, come dice Valerio. Però, personalmente, devo dire che fa parte del mio pane musicale quotidiano. Sì. Io sono d'accordo, ma io anche personalmente me la sento dalla mattina alla sera più o meno, cioè nel senso mi alzo, ascolto drum and bass, prima vado a dormire ascolto drum and bass, però capisco il discorso tuo che c'è tanta gente che magari, noi siamo producer, quindi magari anche il punto di vista di produzione è interessante da sentire, però magari una persona che non è un producer ma è soltanto un fan magari non gli interessa sentirselo a casa, no? Su questo capisco il discorso. Certo, certo, no, sì sì, poi... c'è una fetta di... Che dice, no, ma poi immagino anche che dipende da persona a persona, nel senso, quella è la mia visione. Io so, ormai è un bel po' di anni che faccio drum and bass e comunque lo vedo sì come una passione ma anche come un lavoro, è un qualcosa che faccio, cioè ho fatto dalla mattina alla sera per giorni e giorni e giorni, quindi magari anche personalmente se devo ascoltare della musica non me va di ascoltare quello che faccio tutto il giorno, capito? Vorrei sì, è come stare sempre a lavoro, ma capisco questa cosa. Anch'io delle volte sono saturo, ci sono dei periodi in cui mi viene da dire basta, non produco più drum and bass, vaffanculo. Però penso sì, sia una questione come dici te, che quando diventa magari una sorta di professione devi staccare ogni tanto. Certo. Ma una domanda così che mi viene in mente ora, cioè nel senso voi, cioè quando avete, nel senso avete fatto diciamo il primo percorso iniziale come producer eccetera, no? Quando vi siete resi conto che le cose stavano andando in quella direzione, cioè quanto peso avete dato al lato economico? Cioè vi siete fatti un attimo sta cosa, cioè riesco volendo a fare solo questo, oppure siete sempre partiti col presupposto di dire ok, cioè rimane una passione, magari se riesco a alzare qualcosina che mi fa arrotondare... Bene, se no... Bella domanda. Io personalmente, nel senso, non ho mai pensato di camparci, anche se ovviamente penso che nella mente di ognuno di noi ci sia quel piccolo angolo che ci spera. Però io non mi baso tutto su quello. Mi baso generalmente sulla musica a 360, nel senso che magari lavorando un po' per aziende, facendo musica e sound design, su quello magari ci spero un po' di più. Se devo basare tutto il mio lato economico sulla drum and bass, allora già là mi tiro un po' indietro, nel senso che non voglio farmi illusioni o pensare di diventare il gran big name e vivere solo di serate. Però cioè, un po' di speranza io ce l'ho, nel senso di riuscire, ovviamente combinandolo con vari lavori. Cioè, secondo me la cosa figa sarebbe pian piano, facendosi un nome, venire notati in altri ambiti. Quindi, non so, per esempio Bill Lane, che ha fatto i sound design per Pacific Rim, roba del genere, riuscire ad avere magari anche il tuo nome d'arte, ma senza rimanere per forza un artista drum and bass e fare, che ne so, musica e perfino roba così, senza dover per forza staccare i propri progetti, che ne so, Effium, Pietro, eccetera, eccetera. Secondo me bisogna ragionare un po' a 360 e far sì che la drum and bass possa poi includere tutto il resto, che la gente ti cerchi proprio per quello che sa che tu fai, in modo da tenere alto il nome, però in vari settori, almeno io la vedo così. Ok, comunque cioè di spaziare e non rimanere soltanto ancorato alla produzione drum and bass, diciamo. Esatto, nel senso che non spero di, cioè nel senso non mi illudo di poter vivere solo di quello, solo di drum and bass, ma di musica 360. Sì, sì, ci sta. Voi invece che ne pensate, te Christian? Ma io ho fatto downgrade, quindi per me dici cioè? Quindi Ah, perché te vieni dall'hardcore, è vero. Io ci vivevo alla grande anche, quindi io ho fatto una scelta diversa, cioè nel senso io mi sono rotto il cazzo di viverci, di fare le cose perché il business era troppo grosso e ho seguito diciamo il lato un po' più di quello, faccio quello che mi piace. Ok. Perché dopo un po' quando arrivi in certi meccanismi, cose troppo grosse, non è bello, cioè nel senso metti i mattoncini e lì c'hai
il manager che ti dice guarda dobbiamo fare questa roba qua, dobbiamo fare questo, 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 adesso ti... adesso va tutta questa roba qua, quindi adesso ci mettiamo a fare tutta questa roba qua e domani va altra roba, dobbiamo fare così, guarda che questi qua hanno fatto così, e quindi diventa tutto... Sì, cioè, e onestamente io per come la vivo io la musica non mi va di far di essere, capito, il burattino. Cioè era proprio arrivato a un punto dove no, cioè nel senso io ero arrivato proprio a un punto che non mi piaceva più quello che facevo, cioè stavo proprio male, ma male male, eh. Mamma mia, cioè, no, vabbè, se devi star preso male così, ho capito, pure di fronte ai soldi, cioè nel senso cioè, cioè non ti nascondo che cioè i soldi li portavo a casa, anche tanti, però non so, cioè hai capito, quella, come diceva Valerio, dopo c'è quella crescita personale, no, che gli dici va, io voglio fare dell'altro, non voglio fare queste cose qua, perché voglio fare questa cosa perché mi sento questo, poi io per l'amor di Dio, se quello che ti senti fa anche guadagnare dei soldi, ben venga, eh? Cioè nel senso. No, ma Invece infatti. io ero andato in un circuito dove facevo le cose perché ero ragazzino e mi piacevano, poi tutto quanto è cominciato a diventare super mainstream, e che praticamente succede che adesso anche i DJ EDM sono quella roba lì, e quindi dopo comincia a diventare una guerra tra squali, anche perché dopo là i soldi non è come la drum and bass, là i soldi girano, cioè hai capito? No, Cioè infatti. là anche l'ultimo degli stronzi fa i Più soldi. la fetta è grossa, diciamo. Sì, cioè boh, un DJ mediocre cioè, porta a casa 2000, 2005 gig, 3000. Ma che genere, No, techno? no, hardcore. Hardcore. Cazzo. Non pensavo. Sì. No, quelli grossi guadagnano, eh. Guadagnano Cioè, bene. calcola che c'è tipo, che ne so, vabbè, Hangerfist, quella gente lì, cioè, boh, 20.000, 30.000 data. Cioè, e questa è tutta gente che, capito, fa, cioè, quando c'è la stagione piena, cioè, fa 100, 100, 110 date all'anno, cioè, capito? Cioè, quando c'è tipo Natale si fa tutte le Ma domani feste. tutti hardcore, dicono Cazzo, in sì, ma ci sto pensando chat. tipo seriamente una certa. Vabbè, poi adesso è anche calato il target. Cioè adesso più fai musica di merda in quella roba lì, più sei bravo, quindi... No, veramente, eh? Cioè, è una roba allucinante. Te, Francesca, invece, che ne pensi di sta cosa? Allora, boh, c'è stato, cioè, diciamo, tornando alla domanda che hai fatto, si è presa dal punto di Sì. vista economico. Io quando a un certo punto avevo iniziato a avere tante serate prima del Covid, diciamo da un paio d'anni, però avevo parecchie serate e quindi c'è stato un po' a puntà che pian piano Certo. non a campacciala grande, però no, cavarsela senza problemi, diciamo. Ti sento un po' male, mi sa che ti devi avvicinare un po', Francesco. Senti ora. Perché Sì, ogni tanto mi sa vicino. che se quando lontani non si sente, sparisce un po' la voce, forse è il range del microfono. Ok, sì, allora rimango vicino. Quindi c'è stato un po' a puntà, però nel frattempo facevo più o meno, facevo anche lavori musicali di altri tipi, quello che mi capitava, insomma. E poi, vabbè, è arrivato il Covid, quindi zero serate, zero prospettiva, e quindi ora non ci spero più di tanto ormai. Ah, lo so, lì ha tagliato un po', anche perché poi c'è, cioè, effettivamente sì, poi col fatto che te stai a Londra, comunque, cioè, ti eri abbastanza inserito, no, nel giro delle serate lì, cioè ne Sì. facevi un po'. Facevo parecchie serate, riuscivo a fare Ah. anche media 2 o 3 serate, sarebbe fatto tutto. Ma per un periodo ha fatto solo quello? Cioè, ci campavi tranquillo? No, non ci sono mai arrivato a camparci, dovevo sempre fare anche qualche altra cosa, però c'è, diciamo che c'era prospettiva di riuscirci. Ok, vabbè, sì, sto Covid ha un po' spezzato le gambe, dai, diciamo, cioè specialmente la fascia di producer comunque media, che comunque, sai, non è che dici che sei NDC o Sub Focus, che c'è un Sì, po' di esatto. soldi da parte e tutto, cioè.
Vabbè, tanto io credo che, vabbè, quel discorso forse l'hai già un po' accennato, questa cosa che ti sei più orientato sul gaming, eccetera, quindi. Sì, no, vabbè, poi la questione è questa, è che uno quando inizia non si aspetta mai che riuscirà mano a mano a scalare i gradini, no? Arriva sempre più in alto. Io poi ero arrivato a un punto, cioè da diciamo 3 anni fa, ho cominciato a fare serate abbastanza costantemente. Però devo dire, a parte il fatto che noi eravamo in tre, quindi dovevamo sempre dividere tutto in tre, e immagina che già uno non è che fa tanti soldi, poi dividi pure per tre, quindi non ci ho mai sperato, però ho reputato che potesse essere un buon hobby, anche perché in parte pagava, no? Cioè, fai un qualcosa che ti piace, peraltro viaggi, ti diverti, ti entrano pure un po' di soldi, può essere, diciamo, un buon secondo lavoro. Tant'è che poi io comunque ho sempre continuato a lavorare, ho fatto il grafico part-time per un bel po' di tempo, poi Sì. io ho fatto di tutto, ho fatto il fattorino, il contadino, l'aiuto cuoco, il cameriere, ho sempre fatto un po' altri lavori mai qualificati, però comunque altri lavori, e più che altro col tempo ho cominciato a ragionare più sul quindi sto facendo qualcosa che mi piace, ma sto anche imparando un mestiere, no? E ho cominciato a pensare che magari la cosa si poteva evolvere col tempo e poteva portarmi a essere un tipo di figura professionale, non tanto un Sì. artista, ho capito, cioè, ma ho capito che comunque il genere che facevamo è abbastanza avanti rispetto agli altri per quanto riguarda il sound design, la tecnica e tutto il resto, no? Sì, Io penso certo. che tutti noi che facciamo drum and bass, sia per una questione di tempi che anche per una questione di standard, molte volte siamo molto avvantaggiati a livello tecnico rispetto a gente che fa altri generi, magari più semplici, che richiedono meno conoscenze. E quindi in questo senso ero un po' ottimista, nel senso ho detto, vabbè, dai, poi quando mi sono stancato di fare drum and bass, comunque ho un mio bagaglio di conoscenze che posso investire in qualcos'altro, magari incominciare a studiare proprio composizione orchestrale, sinfonica e che ne so, fare il compositore per pubblicità, per i film, per queste cose qua. Ed Sì. è quello che sto provando a fare adesso, però mi rendo conto che anche in quello non è che ci si campa proprio, cioè, o comunque è una vita priva di certezze, ok? Non è che c'hai uno stipendio, No, sai che infatti. adesso stai lavorando, però a parte che adesso non è che stai facendo un bel mucchietto di soldi per poi te puoi permettere di non lavorare per altri 4-5 mesi. Tu adesso stai lavorando e quindi riesci a continuare a campare, ma non stai mettendo granché da parte. Però È poi non sai più un mai se tirare tornerai. E avanti, diciamo. poi trovo che in generale il lavoro del compositore proprio sia un lavoro altamente stressante. Non è un lavoro per persone ansiolitiche, perché un conto è anche essere producer, lì c'hai già una bella pressione, perché comunque un po' le label, un po' tu sai che comunque devi sempre alzare l'asticella e comunque devi essere sempre produttivo, devi continuare a cacciare roba, se no non ti chiamano a suonare fondamentalmente, e quindi c'hai già sempre un po' di pressione. Però mi rendo conto che poi fare proprio il compositore è un lavoro bello pesante Ma cioè nel senso che intendi proprio pesante in senso di alienante proprio? Che stai tu e basta. No, pesante che ti pesa sull'anima, che ti pesa proprio sullo spirito, perché uno fai un qualcosa che ti piace, quindi ci tieni e quindi ci dedichi tutto te stesso, no? Però è anche un qualcosa di molto difficile ed è un qualcosa anche legato a dei tempi, cioè tu devi portare a termine un progetto entro un tot di tempo e quel progetto deve essere un qualcosa che
che è te praticamente, perché non può anche essere commissionato, è quello che ti pare, ma è una tua creazione, no? Sì. Ed è, non so, secondo me se la musica è poi un qualcosa che ami, è anche un po' una maledizione, un po', certo, un po' un rapporto di amore e odio, no? E farne il tuo lavoro, cioè basare la tua sopravvivenza su una cosa del genere, su un rapporto di amore e odio, può diventare pesante. Vabbè, diciamo che te la vivi un po' sul lato oscuro. No, nel senso, vista in questa prospettiva, che poi è la mia prospettiva, poi per carità c'è comunque, a parte che ci sono varie vie di mezzo, poi è anche, forse io la vedo così anche perché non ho una totale preparazione, totale confidenza in quello che faccio, per cui me la vivo in questo modo. Magari okay. Un compositore che ha 20 anni di esperienza, che ha studiato al conservatorio, che te sa suonare qualsiasi strumento possibile, immaginabile, non ha questi tipi di problemi, perché per lui è come veramente risolvere delle parole crociate. Certo, capito? Però per me che sto imparando e mi sto approcciando a un tipo di composizione un po' più matura, un po' più avanzata, più complessa rispetto quello che faccio in genere di musica elettronica da club, devo dire che è un po' l'impressione che mi fa e il mood con cui sto vivendo in questo momento. Ho capito. Ormai principalmente. Quindi muovendo, non ti senti sicuro perché non no, sai... No, certo. Se continuerai a lavorare in futuro, e in più è un qualcosa che ti occupa la mente 24 ore su 24, non riesco mai a staccare fondamentalmente, ci penso sempre. Se non sono riuscito a finire una cosa, non è che vabbè spengo il computer, a posto, faccio qualcos'altro, tanto riprendo domani. Io sto là che continuo a pensarci, no, a rimuginarci, a fare, ok. Vabbè ragazzi, io direi si potrebbe partire con un giro di Discord, se voi ci siete, punto esclamativo Discord in chat e c'avete il link. Vabbè, tanti di voi che state live, nel senso già ci siete sul mio Discord, quindi basta che venite in waiting room e io poi magari vi trascino qua e magari, non lo so, se volete fare qualche domanda, se volete blastarci senza pietà. Allora, queste cose, Christian. Non posso aggiornare right now, perché? Non puoi parlare? Casciaramo, chi entra? Solo che aspetta, nel frattempo leggo un po' di chat, che me la so perso. I governi hanno spezzato le gambe, il virus alla fine, dove se muore di fame non fa una cippa, dice Adelchi. Bosco dice, dove se muore di fame se muore pure di Covid. Ok. Di cose hanno mai chiuso nemmeno in altri stati, ok. Duck21 dice la D&B al top con le tecniche di sound design, mixing e mastering, non ce n'è. Eh sì, su questo penso che possiamo concordare un po' tutti, no? Beh, dai. Come in tanti lavori artistici, non solo nella dramma, lo stress. Isabella parla. Ah, sei te, Gib? Vabbè, sì, perché la compagna fa danza, è ballerina, quindi diciamo che anche lì la quantità di stress non è di poco conto, anche per l'instabilità economica, diciamo, la precarietà. Adelchi dice, altrimenti per non farselo pesare basta fare robe come la soundtrack di Revenant. Lol. Più che comprensibile, ho fatto lo stesso ragionamento tanti anni fa, questo Deck 21 era riferito al tuo ragionamento, Valerio. Quale? È quello lì che dicevi, che comunque magari, cioè, se vuoi avere diciamo una visione professionalizzante a 360, diciamo che c'è il rischio che magari che tu possa vivertela pure in un determinato modo, cioè, nel senso non completamente rilassato. Insomma, questa waiting room latita, non c'è nessuno che viene su Discord, dai, non fate i timidi, ragazzi, tanto siamo proprio in situazione nessuno che vuole intimorirci. Tanto, nel senso, siamo in conversazione. Vabbè, che cazzo, non so, qualche curiosità sul producing, sulla musica.
qualche domanda. Non è che entrate e ci dovete tipo offendere. Yo. Oh, DJ Stonic, grande, è entrato pure DJ Stonic. Un altro DJ veteran che spazia dal turntable scratching alla drum and bass. Ma invece per quanto riguarda tipo royalties eccetera di release mercato digitale, cioè qualcosina arriva o comunque so proprio è proprio diciamo una parte di guadagni che voi tenete proprio in poco conto perché dice tanto sono spiccioli, cioè vi è capitato che sono arrivati pure delle entrate abbastanza consistenti da quello? A me no, sinceramente mi ricordo anni fa una roba divertente, uno mi disse sono arrivati $20, ti puoi mangiare una pizza, era tipo depressione pura per sempre. Madonna mia, veramente. Vabbè, poi nel senso anni fa, nel senso non è che io abbia sto tiro gigantesco, quindi non so gli altri, per me, quanto riguarda me personalmente, no, ho visto praticamente quasi zero. Sì, pochissima roba. Ogni tanto arrivano 100 euro, 150 euro, ma tipo una volta ogni 6 mesi, una roba così. No, quanto, 100? 100-150 euro. Ah, ok. Io, no, io devo, non con le royalties, ma soltanto con le vendite, no? Quello che poi è lo share che hai con l'etichetta. Qualcosina sì, però proprio con le uscite più grosse che ho fatto, che ne so, gli album, oppure con quelle che sono state nella top 10 di Beatport, qualcosina ci ho visto. Al di là del fatto che non tutte le label poi ti danno quello che ti devono, ok? Esatto. Non tutti sono precisi. Io devo dire, con molte delle label con cui ho lavorato mi sono sempre trovato bene. Ma poi c'è anche il discorso, e penso Christian te lo può dire meglio, perché molte volte ho parlato con lui riguardo alla questione, se sei iscritto comunque a una società di collecting che lavora in maniera pulita e lavora bene, ci puoi anche vedere qualche soldo senza dover essere sto big o chissà che. Cioè, io un pochino negli anni che erano... Spiega meglio. Che dici, Christian, scusa? Vabbè, ma ne avevamo già parlato io e te, Gabri. Nel senso che, vabbè, io negli anni che erano, quando facevo comunque l'ancora, quelle cose lì... ne prendevo abbastanza da... Ma sulle release intendi? Sì, soprattutto di Buma, soprattutto in Buma Stemra, al di là delle royalties, no? Che sarebbe Buma Stemra? Praticamente i diritti d'autore, se vogliamo dirla così, tra virgolette, alla macchia ironica, no? la SIAE, diciamo. Esatto, sì. Solo che la differenza dove sta? Che in paesi come l'Olanda e il Belgio hanno dei sistemi, vabbè, calcola che io l'80% delle gigs le facevo tutte lì, ok? Quindi loro là hanno un sistema che praticamente cosa succede? Tu fai il deposito di quello che tu suoni, ok? E ma anche dal momento che tu non fai il deposito, cosa succede? All'interno dei club hanno dei sistemi, dei macchinini che sono tipo Shazam. E questa cosa fa un po' ridere e fa il detecting di quello che l'artista viene suonato in quella serata. Sì. Quindi ipotesi, cosa succede? Mettono il tuo pezzo a un festival con 80.000 persone, tu praticamente prendi una percentuale sul biglietto pagante, no? Quindi capisci che quando tu cominci a avere X canzoni che vengono suonate in un festival dove ci sono, poi in Olanda ce ne sono una valanga d'estate di quella roba lì, capito, 200 di qua, 300 di là, 100 di qua, così arriva il semestre e ti arrivano 4-5 mila euro. Hai capito? E poi via, capito? E poi soprattutto anche la questione che se sei tu a suonarci in quel festival, esatto, hai un set veramente di tue tracce, non solo ti becchi ovviamente i soldi del... Certo. Dell'esibizione, ma ti prendi anche le royalties, cioè le royalties, i diritti d'autore per le tracce che hai suonato. Immagina, esatto, se metti 60 tracce tue
nel tuo set di fronte a 30.000 persone, so un bel po' di soldi. Beh, allora, io il guadagno più grosso in assoluto, l'ho fatto con un pezzo che è stata messa nella compilation di Defcon 1, e quella compilation lì, solo il CD, che è doppio CD, vende tipo 50-60.000 copie. Solo quel CD lì, in fisico, più tutto quello che è il digitale, più tutto quello che viene suonato al festival, quando sei al festival, più il festival che è suonato. Lì devo dire che ho preso parecchi soldi, non me lo aspettavo onestamente. E già lì, comunque, già avere un pezzo che comunque è uscito su un'altra etichetta, ma ok, però magari hai capito la società, no, che organizza il festival, ha acquistato, diciamo, i, come ti posso dire, i diritti di utilizzo da inserirla da lì, è vero, cioè, io lì ho guadagnato un po' di soldi, però praticamente lì hanno smezzato una valanga di persone, perché ha smezzato quelli del party, la mia etichetta, l'editore, e tutto, cioè, capito, a me magari di quella fettina lì mi è arrivata, che cazzo ne so, il 20%, no? Però per capire, cioè, per farvi capire quanto, cioè, lì funziona tutto molto bene, ma infatti tutti i DJ olandesi, cioè anche tutta quella gente tipo Noise, Black Sun Empire, anche che fanno tra le mezze, cioè, loro campano di quella roba lì, Ah sì? cioè, Madonna, ma sai quanto prenderà quella gente lì ogni semestre di boom, robe varie? Cioè, pensa solo in Noisia con tutta quella cazzo di roba di King Wolf, tutta quella roba lì, no? Che c'erano tutte le canzoni di quel telefilm che è straandato, che penso che quella lì sia una delle cose dove loro hanno preso più soldi, secondo me anche di più dei videogiochi. Ci sono i Noisia su Teen Wolf? Certo, eh. Anche non sapevo. La canzone Vabbè, ma hanno fatto più di un la soundtrack, aspetta, non mi ricordo che cazzo di canzone c'era. Ce n'è una che è proprio nella parte dove loro dove lui si trasforma, no? Dove lui si quando lui si trasforma c'è sempre quella cazzo di canzone dei Noisia. Mai visto in realtà, quindi no, non pensavo. Quindi, cioè, ecco lì è una serie TV che è andata a livello mondiale. Quindi, cioè, immaginati quelle persone solo di diritti, i diritti di riproduzione, perché dopo poi le società lì non è che ti pagano solo quello che tu suoni i festival, cioè, no, ti pagano quello che esce sui videogiochi, quello che esce sulla TV, quello che viene fatto a broadcast, cioè tutto quello che riguarda praticamente il mondo dell'intrattenimento, no? Quindi, che cavolo ne so, mettono la tua canzone a Maria De Filippi, te la pagano. No, ma pure se vedi gli artisti Hospital con Forza Horizon e tutto, cioè lì si sono fatti proprio i soldi, secondo me. Ma i soldi veri li fai col cinema, però. Vabbè, pensa anche ai videogame, parliamo di videogame di portata mondiale, non è che dici... Sì, i videogame grossi sì, perché per dirti... Adesso non mi ricordo, c'era uno che faceva Hardstyle, che è morto tra l'altro, DJ Zenith, non so se l'avete mai sentito. DJ Zenith? Non è nuovo, infatti. Lui fece una canzone che andò su Need for Speed Underground 2 e dopo lui fece anche una canzone che finì su Fast and Furious, questo tizio qua. Pensate. E lui si era messo a posto con quelle due robe lì. Con Fast and Furious si era messo a posto. Non so quanti soldi... Campi di rendita per tutta la vita. cioè lui aveva fatto uscire questa canzone sulla sua label. Uno degli sceneggiatori di Fast and Furious ha chiesto la licenza di utilizzo per alcuni frame. Tu pensa, quella canzone lì si sente solo in alcuni frame del film e lui non so quanti soldi ha preso. Cioè, tu immaginati poi quanta di gente ha guardato Furious. Cioè, pensate. Solo che lui quell'anno lì c'era lo studio a casa, uno studio molto bello, l'anno dopo... L'anno che fece, comprò un mega stabile così e si ingrandì di brutto, fece mega studi, si mise in società con quelli di M2O, fece una cosa parecchio grossa. Pensate.
Ma invece, nel senso, rapporti con le label avete avuto? Cioè, non voglio assolutamente che vi facciate nomi o roba del genere, però diciamo, con le label è capitato che i patti non fossero chiari? Cioè, nel senso che magari, sai, la label si riservava di dirti ok, poi ti pago tot, o comunque magari la cosa non era contrattualizzata. Cioè, un po' all'acqua di rose. Sì, vai, ti faccio la release della traccia, poi si vede. Beh, tante label fanno così, eh. Infatti, molto. Perché magari è abbastanza diffusa come prassi. La maggior parte delle volte non firmi un contratto. Esatto. Sì. Però ci sono volte anche che non fatto e va un po' in caciara, però magari è un'etichetta che, con cui ci tieni tanto a uscire, quindi va così. Con capità. Oppure magari trovi la realtà piccola invece che non ti fa firmare un cazzo, però dopo poi magari dici, oh, ciao bro, ci sono gli statement, ti mando i soldi, dici bella. Sì, voglia. Cioè, sai quante volte? Magari io c'ho delle label, penso, delle micro label dove uscivo quando facevo quella roba là, che ancora mi mandano degli statement, cioè tipo a Natale mi è arrivato uno statement di una roba che è uscito tipo, non so, 10 anni fa. Oh bella bro, sono 50 euro, però hai capito, cioè, no, voglia. Cioè hai capito, dici cazzo, questo dopo 10 anni mi manda i 50 euro, cioè lì capisci anche, poi lì è un po' soggettivo, in base alla serietà un po' di quello che sono poi le persone, Però è giusto così, dovrebbe essere lo standard. Io ti do quello che ti devo. Anche perché, voglio dire, il rapporto tra artista e etichetta è sempre un do o des, no? Quindi, voglio dire, non potrebbero esistere le etichette senza i producer, non potrebbero... No, ma anche perché è una catena, poi, no? Senza le etichette, però... Ma anche perché poi sarebbe una catena che funziona, perché se io ti faccio vendere musica guadagniamo in due, no? Però se tu mi paghi le royalties, io continuo a venire a stampare da te, tu continui a fare soldi, continuiamo a fare soldi in due, no? Se vogliamo guardare dal lato business, no? Però invece tanti cosa succede? Come diceva prima, non mi ricordo il tuo nome, comunque sotto di me. Pietro? Pietro? Francesco. Ah, okay. Io vedo Valerio sopra di te, quindi. Francesco. Infatti stiamo tutti mischiati, quindi. Sì. Come diceva Francesco, no? Vuoi tanto uscire magari sulla label, che dici, cavolo, voglio uscire su quella label, robe varie, dopo poi magari si scopri che è una merda, cioè, capito? E, beh, sei uscito, sei contento, però dopo poi non, magari dici, ok, volevo uscire tanto su quella label, però sai cosa c'è? Magari la prossima volta esco anche dall'altra parte, sono già uscito là, è bella. Cioè, capite? Voglio. No, quindi, certo. Non... potremmo stare a parlare ore di queste cose, ma... No, vabbè, magari sai, no, perché nel senso io so, credo che sia soltanto una prerogativa delle label grosse, però il fatto che vengano pagate le tracce in anticipo e poi in seguito le royalties, questo non vi è mai capitato? Cioè, nel senso, io ti do 300 pound e ti pago la release, e poi troviamo un accordo con la percentuale. Tanti, soprattutto quando ci sono le etichette nuove per tirarle su tanto con i nomi, ti pagano la traccia, no? Appunto. Cioè, io so anche delle storie, adesso non faccio nome, però che cazzo ne so, voglio fare uscire audio o robe, ti do 1.000 euro, audio mi fa il pezzo per la mia label, intanto la mia label cresce piano piano, dopo quando la mia label è diventata grande, io comunque i soldini li ho fatti, quindi bella. E tanti producer, magari anche grossi, soprattutto se sono label un po' più piccoline, magari che sono, poi adesso che comunque è un periodo anche magari di magra, dice, ma sai cosa c'è? Anche se una label picca, questo mi dà 500, 1000 pound subito, e non devo aspettare royalties, sai cosa c'è? Io la faccio il pezzo e intanto mi tasco questo al di là, no? Beh, sì, volendo... Ci sta... No? Ci può anche stare, però magari che ne sai, sai quante persone magari che dal nulla hanno fatto una robetta che era così e dopo poi magari hanno stravenduto e quelli magari ti ha dato 1000 euro e lui ce ne ha fatti 40.000, cioè, capito? Quello alla fine è il rischio che sia via l'artista, se ci pensi. Ma dici che cioè, può essere un pericolo per la reputazione che esce con una label troppo piccola? Cioè no, che... no. Ma no. Il rischio è delle royalty, il rischio è magari dai una traccia per 500 euro e poi quella traccia ne fa 5.000. Esatto. Ok.
Vabbè, Cioè, è un po' come è stata. Adesso non so se tu sai la storia di Children, la canzone, quale? Children no? qua, Robert di Robert Miles. Miles. Ok. Quella canzone lì venne stampata prima che diventasse famosa. C'è un vinile che gira, che adesso vale anche un sacco di soldi, dove quella canzone lì c'era già, no? Però non Sì. ebbe tanto successo. Poi cosa successe? Che Joe e T. Vannelli, perché Joe e T. Vannelli è il Gioetti proprietario, Vannelli. Vannelli è il proprietario di quella traccia lì, comprò delle quote a Robert Miles, quote di maggiore. Quindi 60-70%, la fecero riuscire in un'altra versione, che è poi quella che ascoltiamo tutti quanti, e diventò mega famosa. Però cosa succede? Che adesso, anche se Robert Miles è morto, Giotti Vannelli rimane sempre comunque quello che ha la proprietà maggiore di quella roba lì. Quindi Robert Miles ha messo da parte un po' di soldini, però Giotti Vannelli ne ha fatti tipo per 20 volte. E nessuno lo sa. Capito. Cioè è una storia che vabbè, nel circuito di quella roba lì che giravo io, nell'hardcore, che comunque era poi io ero su a Milano con tutta gente che lavorava in Media Records, poi all'epoca anche tipo c'era Lunch in House che faceva tutti i dischi per tutta quella gente lì che lavorava tutti assieme, Prezioso, tutte quelle robe lì. Cioè all'epoca loro facevano già i Ghost quando i Ghost non esistevano. Pensa Quando te. ancora non c'era Sì, la arrivavano definizione di là. Ghost Produce. Sì, ma là in media lavoravano in Media Records, tu lavoravi lì, andavi lì la mattina, come se fosse che andavi a lavorare in fabbrica. Arrivava un produttore di un artista e diceva: "Qua c'è sto CD, ci sono i sample", perché una volta era così, e mi fa due dischi con sta roba. Si metteva là, campionatore, robettine, un paio di synth, robe, è tutto così. Pensate. Sì, erano altri anni, no? Ti parlo anni 90, così. Io queste storie qua Certo. le so perché ero con tutta quella gente lì che bazzicava su quelle cose là, me ne raccontavano, Certo. quindi. E invece per quanto riguarda, vabbè, ora escludiamo il periodo del Covid, che comunque è abbastanza particolare in sé per sé, ma per quanto riguarda le gig, le serate, secondo voi è fondamentale avere un booking agent o in questo giro musicale se ne può anche fare a meno? Ma io direi che, che aiuta. Aiuta perché uno ti levi un sacco di seccature, nel senso a gestirti i booking A da livello solo, logistico, diciamo. ti perdi un bel po' di tempo. Poi molte volte un booking agent è anche qualcuno che insomma lo fa da un po' di tempo e sa quale promoter è un cazzaro e quale promoter invece è uno con cui ci puoi lavorare, quindi magari Certo. risparmi anche già tante noie. Ma poi stare in un'agenzia secondo me è utile perché molte volte dei promoter si affidano proprio alle agenzie per fare il roster di un tot di serate l'anno e quindi magari anche se non. Se diciamo quel promoter non voleva te in particolare dell'agenzia, ma ne voleva un altro, e quell'altro, che ne so, lo stesso giorno doveva suonare da un'altra parte, magari il promoter propone te e magari dicono anche va bene. Quindi potresti rimediare anche serate in più rispetto a quante ne avresti fatte normalmente, rispetto a quante volte t'avrebbero chiesto, Ok. insomma, t'avrebbero richiesto. E quindi in quel senso, secondo me, aiuta molto. Poi, ovvio che le booking agency si prendono una parte dei tuoi guadagni, ma secondo me è più che legittimo, nel senso per il lavoro che fanno, se lo fanno bene. Devo dire, io ho avuto una bellissima esperienza con MATLAB, poi con Jeff ci sono Ah, diventato amico sì. e ci sono rimasto amico, ma mi sono sempre trovato bene con loro. Voi ragazzi invece non ce l'avete l'agency? Anche Io no. te, Francesco? Io credo che questo discorso dipenda da come lavora la Booking Agency soprattutto e anche a Sì. livello di quante serate hai da gestire, perché io ho avuto
tre booking agency e sono state tutte e tre inutili praticamente. Tipo la prima in un anno, in 8 mesi mi aveva trovato 2 serate, però nel frattempo ne avevo prese altre 15, mi sembra. Da solo. Inoltre i promoter non volevano parlare con l'agenzia, ma preferivano parlare direttamente con me. Vabbè, quello è un classico alla fine. Bypassare l'agenzia è un classico alla fine. Però visto che l'agenzia non, cioè, nel senso, l'agenzia non stava mettendo 2 serate. Avvicinati, Francia, avvicinati che non ti sentiamo. Non so perché. Dico l'agenzia mi ha trovato 2 serate a puzza, e non erano troppo professionali, quindi manco mannava troppo dei passagli, le serate che trovavo dei conto mio, insomma. Ah, ok. No, vabbè, se è così, allora sicuramente meglio fa da soli a quel punto. No, ma io infatti, però immagino MATLAB, insomma, che nell'agenzia che lavorava bene, credo che in quel modo sia un'altra storia, insomma, non ce l'ho mai avuto un'esperienza del genere, però sì, immagino sia completamente diverso. Ma sai cosa? Perché comunque MATLAB credo che avesse proprio lo spirito di far crescere il roster proprio come, cioè, come un lavoro di gruppo, diciamo, no? Cioè non è l'agenzia parcheggio, perché tante agenzie sono così. Cioè giusto per fare le fighe di metterti nel roster, ok, cioè, abbiamo un artista in più, però stai là parcheggiato. Nel senso, io ho parlato con tanti producer che mi dicevano sta cosa qua. Cioè era giusto la cosa di averti sulla pagina del roster, ma non gli hanno mai trovato una data, cioè. Poi devo dire che molte volte dipende poi proprio da, cioè se tu entri in un'agenzia pretendendo che loro facciano tutto il lavoro, nel senso che loro ti trovino di punto in bianco serate dove suonare, quello non dipende tanto dall'agenzia, ma dipende da te come artista. Te devi anche saper vendere bene, devi fare roba figa, devi fare in modo che la gente sia disposta a pagarti per andare là, perché sa che poi c'è tanta gente che ti segue e ti verrà a ascoltare, no? Scusate, devo far entrare il cane che sta abbaiando. Tranquillo. No, comunque sì, effettivamente diciamo cioè secondo me c'è pure agenzia ed agenzia. Cioè io poi non so nemmeno poi in realtà, cioè il ruolo della booking agency è quella di procurarti attivamente le date o semplicemente di incassare le richieste di booking? Perché cioè sono pure due visioni diverse. Ma in teoria un po' tutte e due. Cioè loro poi comunque hanno una mailing list, cioè perlomeno ti posso dire come funzionava MATLAB. Loro, aspetta che poi usci. Loro praticamente avevano una mailing list con tutti i producer e anche con delle radio, con dei, insomma, non esclusivamente producer, ma gente che è legata al mondo della musica elettronica. Poi MATLAB non era solo esclusivamente drum and bass, però per la maggior parte. Comunque dicevo, loro per dirti c'avevano una specie di... Comunque nessuno è venuto su Discord finora, raga, io sto ancora aspettando una persona, mamma mia. Ma proprio timido, insomma, ascoltatori di drum and bass, fate i timidoni, cioè, in pista, sfasciate tutto, a 180 bpm. E non entrate su Discord. 174, quante ne so. Dai, dicevi, vale? E loro, in quel senso sì, c'avevano una mailing list... E mandavano una specie di era come un, oddio, come spiegarti, è una specie di manifesto, ok, della gente, del roster, nel roster. Quindi dicevano, che ne so, guarda, nel roster, che ne so, per esempio abbiamo American che nei prossimi mesi uscirà con queste EP su queste ok. E quindi in questo senso a tutti i promoter loro mandavano informazioni su ciò che stavano facendo gli artisti e insomma in un certo senso glieli spingevano. E poi ripeto, molte volte le booking agency stanno proprio in stretto rapporto con alcuni promoter, ok? Quindi hanno come degli accordi, diciamo, per cui sì, sì, i promoter almeno 3-4 volte l'anno va a tingere da quella booking. Ok, tu mi assicuri che un tot di volte gli artisti suonano per te? Non è un patto scritto, ok, però è una convenzione, ok? Sì, 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 sì.
Però sì, effettivamente dipende anche dal volume di serate, no? Ma che stavi dicendo te, Francesco? Cioè, tu il periodo che ce n'avevi tante te le sei chiuse da solo comunque. Sì, la maggior Quelle lì pure parte su Londra, eccetera. sì, tutte da solo l'ho chiuse. Ah. Infatti poi da mo un'agenzia, però non abbiamo nessun accordo di esclusività, quindi tipo se loro mi trovano serate bella, se io voglio passare strade bella, però non c'è nessun limite, nessun Ah, vincolo. ok. Vabbè, dai, così è Eccetera. onesto. Sì, così è onesto voglio. No, ci sta. Anche Un perché po'. comunque. Cioè, se la... Che dici, Christian? Un po' come noi con Prospect. Ah, Prospect fa pure da booking agency, giusto? Noi Beh, abbiamo cioè, due siete... agenzie. Sarebbero? Vabbè, una è Repubblica Ceca, ma no, non ci hanno mai trovato un cazzo questi qua, però non abbiamo nessun vincolo. E dopo poi ci abbiamo questi qua per l'Olanda, per Benelux, con Prospect, che gestiscono Ok. loro, ma loro qualcosa ci danno. Poi vabbè. Questa cosa era partita l'anno scorso, dopo c'è stato il Covid, quindi noi Ho avevamo capito. un po' di date quest'anno, un bel po' ne avevamo, tutte cancellate. Sì. No, ma infatti secondo me dipende proprio dai volumi. Quando cominciano a essere tante, secondo me da solo. Sai, perché poi becchi pure, cioè, a parte che non sai sempre di preciso se il promoter può essere attendibile o no. Cioè, io Vabbè, ma poi penso se vai in Est Europa, mamma mia, di quelle situazioni, che. Ah, ragazzi, ma scusa, ma ti ricordi hardcore proprio. la storia degli Hallucinator che il tipo li lasciò all'aeroporto per 10 ore e non li passò a prendere, tipo, mi ricordo, no? Quando è stato? Un paio d'anni fa, tipo. Cioè, comunque magari veramente rischi di trovarti in situazioni che dici, Io te ne cazzo. racconto una, te ne racconto una, siamo andati a suonare a un charity festival in Slovacchia. Eravamo su un hotel chiuso dove sembrava veramente la roba di un film horror e nel tutto l'hotel Film horror. chiuso c'eravamo io, Current Value, Ed Rush, mi sa che c'era, e Tremere Innegato. E allora mi ricordo che, non so, usciamo dal corridoio, c'era Current Value e fa: oh raga, posso venire in camera da voi? Cioè qua non c'è nessuno, vengo con voi, mangio con voi, che c'ho paura, mi prendo male. Ma come? E allora venne là con noi. E il top fu la mattina ci svegliamo e c'erano tipo dei tipi che parlavano solo slavo in questo hotel. La colazione erano sottilette, due pezzi di pomodoro, poi c'era un po' d'acqua, un gingerino, quella roba lì e basta, l'insalata, tutto buttato lì. Quella era la colazione. E dopo non ti dico per tornare indietro, ci venne a prendere uno slavo con una macchina polacca, un'Opel Corsa di quelle quadrate con tutta elaborata. Questo qua andava a 3000 all'ora, eravamo in 5 in macchina tutti schiacciati in questa macchinina. Guarda, Pensate. veramente, in tutti quei posti lì ogni tanto ci sono tutte queste situazioni che veramente. Guarda, anche io e Francesca abbiamo avuto una bella avventura a Madrid. Ah, io ci Ma pure. tipo? Cioè? Raccontala tu, eh. Oh, fai te, ma ci siamo trovati in un posto isolatissimo. Praticamente, però, non era nemmeno un albergo. Siamo andati a casa di un tipo e alla fine avevamo deciso. Cosa abbiamo fatto di dormire? Abbiamo dormito fuori, non mi ricordo cosa era successo. Abbiamo deciso di prenderci tipo un Airbnb per cazzi nostri perché era terribile il posto. E siamo Però ci andava ancora peggio perché in Airbnb noi ci stava, era veramente una merda, ci stavano gli spifferi, ci stava il letto che ci stavano tipo capelli e peli degli animali e Mamma. cazzi va. E il cane che pisciava dentro casa, tipo. Dentro casa. E Madonna, quindi. hardcore. Sì, quella volta è stata hardcore. Cioè, è stata un'avventura nel senso, ora io, nel senso, la raccontiamo spesso ridendo, però insomma, si spera di avere un futuro migliore, diciamo. Poi il top, il nostro top, altro top è stato a Romania, Timișoara. Ah, Arriviamo in che poi questo hotel. Timișoara c'è pure una bella scena lì, fanno un sacco di serate, o sbaglio? Allora, arriviamo là, c'eravamo io. Allora, la prima volta c'eravamo io e Giulio e Basta in un cazzo di quartiere. Arriviamo, c'era tipo una casa, una mega villa, poi c'era la capanna con l'M3 fuori. Tutto così. E allora viene a prenderci, tipo fa, vi mando un taxi, viene a prenderci il tassista. A un certo punto arriviamo su una via e sentivano tipo degli spari. Che cazzo è?
Ah, tranquilli, è un matrimonio degli zingari. Lì, sparavano col mitra in strada. Così. No. Io ero tipo rimasti là, ok. Ah, guardate, è uno spettacolo che non si vede sempre. Ah, va bene. Mamma mia, sì. Nelle campagne della Romania. Che Ah, storia, Timișoara, ragazzi. no, no, un po' fuori dalla città, non è che campagne, era. Ah, non era. Non stavate sperduti. No, 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 era un po' fuori dal centro, però in un quartiere un po'. Sì. Ok. Sì, non è proprio bella, la Romania, ad andarci a fare dei giri, eh. Poco raccomandabile. Bah, sì, cioè, anche perché se ci vuoi girare è meglio che ti prendi un Uber e non che prendi trasporti pubblici, perché sennò c'è la gente, ragazzi. Però Sì, guarda, eh. Timișoara è stato col miglior impianto che ho suonato in vita mia, credo. Anche io, era un impianto, cos'era, un void Sì, sì, nero, ero, porca, ecco, quello lì, ecco, l'impianto lì gira in tutto, quello spacca il culo, una roba assurda. È un vedi? void che c'ha tutte le robe, visto, davanti c'ho tutti i cosi rossi, Nergal, una serie Sì. super, una roba, sì, ci abbiamo suonato anche noi su quel cazzo di impianto lì, una roba allucinante. Mamma mia, sì. È vero, è Mentre Deva, vero, lei è il miglior impianto, penso, il bikini? è vero. Beh, le bikini, ma le bikini non è soltanto l'impianto, è tutta l'insonorizzazione in generale del posto che è spaventosa. A Ne Toulouse, parlo. no? Sì, è come suona in un grande studio di registrazione Ho praticamente. suonato anch'io là, tanta roba. Pensate, Vabbè, pure in quella generale, significa. pure gli impianti che mettono sulla shredder, cioè non è che sono così Però brutti, io un altro. coerenti. Vai, vai, scusami. Oddio, in realtà l'ultimo anno erano anche migliorati un po', perché l'anno prima mi ricordo l'impianto dello shredder non era proprio un granché, cioè voglio dire, potente, però a livello di qualità, insomma. No, penso il migliore su cui ho mai suonato, sì, è probabilmente quello delle bikini. Però poi voglio Festival. dire, dimmi. No, Festival invece, te l'edit roll e poi hai fatto qualcos'altro? vabbè, festival, oddio, lì in Repubblica Ceca ne ho fatti vari, soprattutto di quelli estivi. Ah, l'Imagination pure hai fatto, mi sa, o no? O sbaglio? No, l'Imagination ci devo suonare, poi l'hanno rinviato, non mi ricordo, l'hanno cancellato, non mi ricordo per quale motivo, era tipo Imagination c'è un bel impianto, lo so perché praticamente quello che fa Imagination, che è Thomas, fa insieme ad un altro tipo, che si chiama Dave, fanno due parti uno vicino all'altro, loro si noleggiano l'impianto assieme e lo tengono montato, no? Perché la settimana prima fanno Imagination, la settimana dopo fanno il Festival Hardcore, dove il main stage hardcore è quello di Imagination, e poi fanno anche la sala drum and bass. Ecco, il main stage lì c'è un Function One che è di un tipo inglese che viene su dall'Inghilterra a montarlo, Pensate. 120.000 watt quello lì, ma una roba allucinante. Cioè tipo, mi ricordo ancora che c'era tipo le spie, c'era, cioè capito, proprio il sub, quello che c'è davanti con una testa, cioè ce n'erano due e i sub, quelli erano le spie, cioè capito? Cioè, allucinante. A volte so pure, cioè, a volte gli impianti poi dipende, sono anche esagerati per posto. Mi ricordo una volta che ho suonato in Slovacchia, c'è stava tutta la struttura, tutta l'impalcatura che non era montata proprio un granché bene. C'estavano tipo, oddio, non so come si chiamano, le ondulate, c'hanno un nome specifico, però sono tipo quelle superfici ondulate in materiali plastici, tipo vetroresina, che di solito si mettono a coprire, che non erano montate bene e rimbombavano, forse sentivi più quelle che le casse spia a un certo punto. Vabbè, Quindi alla fine. poi alla fine sì, molte volte trovi impiantoni se il posto non è poi un granché, non ci fa niente, te li dai in faccia. In E linea di comunque massima, che pronostico avete adesso voi nel medio-lungo termine? Quando è che si potrà cominciare? Cioè, nel senso,
Che cosa vi aspettate da questo post-Covid? Che, cioè, si ricomincia un po' come prima, a girare, Tu stai dando per scontato che ci sarà un post. Se sbaglio. cioè, Sì, prima o nel poi non ci senso. sarà un post. Io ho l'impressione che la gente si sia quasi, diciamo, rassegnata a questo tipo di realtà. No, non ti sembra? Cioè, o comunque ci stanno piano piano Ah, dici tu. Cioè, abituando al sì che questa sia la normalità. che le Non so. serate, i club, eccetera, diventeranno proprio il superfluo e non ci sarà più l'esigenza di. Sì, forse camperanno soltanto queste cose, sai, tipo i live in dei posti fighissimi, però con nessuno, cioè soltanto l'artista che si esibisce, le telecamere che lo riprendono, tanti belli effetti, tante cose, ma semplicemente uno streaming, non più un. Come faranno gli artisti a campare a sto punto? Camperanno Bella domanda. quelli che fanno i grandi numeri. Quelli campano, quelli continuano a campare comunque, non ti preoccupare. C'è posta l'Apocalisse, ma quelli continuano a campare de Tutti medio artisti, piccoli artisti. rendita. È come di Maroma, se avieranno del culo, mi sa. Effettivamente, cioè, Giusto gli... Che che cosa? come. Ma già te l'avevo detto la scorsa volta. Secondo me, esattamente come succederà per la piccola e media industria e per Sì. i piccoli e medi artigiani e commercianti, è un Succederà lo tipo di stesso categoria pure. che sparirà piano piano e lo stesso avverrà in ogni categoria, diciamo, lavorativa, veramente qualsiasi tipo. È un processo che opererà su tutti i livelli, come fosse Certo. un nuovo standard, no? Vediamo Quindi tu. chi c'è su Discord. Qualcuno è apparso in waiting room. Magari se. Hello? Buonasera. Devi stare Siete quelli. dietro. C'è qualcuno? Buonasera. Sente? Si qualifichi. Pronto? Io. Sì, ti sentiamo. Vai. Buonasera. Ah, eccolo. Oh! Grazie. Sì, c'è un delay pazzesco, scusate. Metto le mani avanti anche perché, visto che è sabato, ho fatto un aperitivo. Grande. Ha fatto benissimo, sì. Ecco, grande. Dunque, avevo un Dici paio di domande. Volete? tutto. Avete mai avuto qualche scazzo? Prima o durante i shot nei live da parte di SIAE in caso osservato in Italia o una volta che eravate sul palco hanno detto qualcosa che vi hanno staccato la roba, l'attrezzatura. Magari Ah, può succedere. ok. La Sì. seconda è su YouTube, cioè io non uso Spotify per ragioni politiche. Ok. Perché mi sta un cazzo su YouTube, vedo che le tracce degli artisti così vengono cagate praticamente niente. E invece i tutorial fanno una valangata di visualizzazioni come se fosse una vittoria dell'ego, come se tipo tutti i fan fossero producer, vanno lì a rubare e poi non danno più niente in cambio, visto che è gratis. Secondo voi come sarebbe da rivertire questa situazione? Magari a scegliere un'altra piattaforma o qualcosa di simile. Beh, il Patreon adesso lo stanno facendo ed è secondo me un'ottima idea. Sì, anche Bandcamp, no? Può essere un'alternativa, Sì, forse. anche. E Sì. poi, Vendere Bandcamp. se posso dire, penso anche che i tutorial, anche se, che ne so, il tutorial di un producer drum and bass, però il bacino di utenza è molto più ampio. Secondo me c'è anche gente che non gliene frega assolutamente niente della drum and bass, ma va lì per imparare tecniche in generale e quindi forse anche per quello che i numeri sono un po' più elevati, no? Rispetto a quello che uno si potrebbe aspettare, o no? Sì, probabile.
Cioè, io a volte vado a vedere anche tutorial di gente che non fa drum and bass per studiare. Sì, io. Quello che il numero viene poi moltiplicato, perché non sei più legato dallo stretto pubblico drum and bass, perché sappiamo quanto sia piccolo e stretto, ma magari è un po' più ampio. E poi, per quanto riguarda l'altra domanda, che era quella sugli scazzi con le sia, no, a me una volta è successo, però non farò nomi, però una volta è successo che per un problema poi del locale, che era un'associazione culturale, era entrata la polizia e ha cominciato a fare i controlli, e io peraltro stavo lì in amicizia, non mi stavo esibendo a pagamento, diciamo, stavo semplicemente mettendo due tracce così, e comunque mi avevano detto: no, ma guarda, non ti preoccupare, questo è entrato soltanto per fare i controlli, col fatto che è un'associazione culturale, se c'hanno tutte le licenze, il bar, ma io ho fatto: ma sei sicuri che non mi vengono a rompere cazzo? No, non hanno detto niente agli artisti, vai. Appena ho attaccato, dopo 2 minuti, vedo questo qua che mi tira la felpa da una parte e mi fa favorisca documenti, e quindi io da una parte ogni tanto gli facevo: no, aspetta che devo fare un cambio, andavo là, cambiavo traccia e poi tornavo da quello e facevo il verbale, gli fermavo le cose e davo i documenti. Grande. Solo in Italia comunque queste cose possono succedere, non è, all'estero esatto. non mi sono mai successe, onestamente. Dai, grande, grazie Delchi. Scusate, posso aggiungere una cosa? Certo, voglio. Anche dal punto di vista di Patreon, che molti artisti cominciano a buttare fuori tutorial lì, no? Per fare ovviamente qualche sì. money. Monetizzare. E a volte quasi danneggia il business di un artista, perché se magari un producer così ti porta 1000 persone a una serata, giusto per il nome che ha, e per la fama e per la bravura, poi sul Patreon c'ha 3 iscritti, non sarebbe una bella mossa, per dire, c'è il tastierista dei Dream Theater, che è una band prog, che pian piano suonava sempre su Instagram la tastiera durante il lockdown, e pian piano ha costretto più o meno i fan, che erano dipendenti da lui, a spostarsi su Patreon. Però così, cioè, in un ambito di produzione non è la stessa cosa, perché magari il tastierista sta lì nel flow e se ne frega un po' del sonoro, basta che suoni le note straveloci così. Un producer invece, da come la vedo io, sta lì a curare ogni minimo particolare, e non ha, cioè, non potrebbe essere così veloce, così efficiente come un tastierista che butta fuori cose, come nel caso del tastierista di Dream Theater. Quindi come si potrebbe fare nella vostra ottica? Ma tu dici, perché comunque diciamo il tastierista rispetto a noi ci guadagna di più, perché ci spende meno tempo fondamentalmente e ottiene di più, tu questo intendi? Mentre noi ci dobbiamo perdere tantissimo tempo per preparare. Boh, non volevo insinuare questo, ma ho preso come esempio il tastierista di Dream Theater, che è uno dei più grossi al mondo, quindi tastieristi più magari la cippa ancora meno, no? Aspetta, ti sentiamo un po' male ora? Non so perché. Ma stai con gli auricolari? No, sono tipo in viva voce. Ah, è forse il viva voce che disturba un po'. Beh, se non avete sentito posso dire, ma in realtà il succo era quello. Ok. Cioè, probabilmente potrebbe sputtanare vedendo troppi pochi iscritti, piuttosto è meglio non usarlo. Magari uno magari in tempi di magra, appunto, le prova un po' tutte, non lo so. Cioè, uno comunque da zero deve pur partire, no? Quello. Se sei nuovo a quel tipo di piattaforma, comunque parti da zero. Poi sì, ovviamente non tutti gli artisti hanno gran parte del loro pubblico disposto a spendere dei soldi per rimanere in contatto con lui, no? Molte volte il rapporto è meno stretto, e quindi in quel caso ti ritroveresti a fare un Patreon con nessuno iscritto.
A parte che è un tipo di... non me ne voglia chi lo sta utilizzando, però non mi convince molto come metodo di... Vabbè, il Patreon credo che si giochi un po' sull'esclusività, cioè ho dei contenuti esclusivi che a cui ti permetto di accedere con un pagamento. Sì, no, cioè, ma alla fine è come se che sia una traccia, che sia un tutorial, che sia un po' tutto, cioè. È come se creassi un rapporto in cui tu sei stipendiato dai tuoi fan, ok? Sì. Sì, è un supporto economico che ti danno loro, cioè. Però non so, a così a pelle non mi convince più. Oh, quello sì, non lo so. Cioè, io credo che, secondo me, cioè nel senso che tu abbia un gruppo di affezionati che, cioè, pur magari che non riesci a vederti dal vivo, però comunque sono veramente degli affezionati, dei follower sinceri e hanno voglia magari di sostenerti economicamente, credo che sia pure una soddisfazione per un artista, no? Se la vedi da quel punto di vista. Comunque non funziona, credo. Fanno veramente uno stipendio ogni mese facendo così samples, magari una traccia al mese. Sì, alla fine secondo me fai un tutorial, fai un sample pack, magari dai gli stems per qualcosa, non è male, alla fine senza chiedere troppo. Alla fine già hai 20 supporter, che ti danno 5 euro l'uno, alla fine non è che li stai chiedendo tanto, e gli dai un piccolo sample pack, gli insegni un paio di cazzate, secondo me è una cosa che può fruttare. Alla fine dopo magari diventa una roba piramidale e viene fuori una bella rete e ti può supportare in un periodo in cui appunto non ci sono date, non hai nessun tipo di entrata, e lo fa un sacco di gente in un sacco di ambiti, quindi non so, a me sinceramente da quando ho scoperto sta cosa, vabbè, cioè non ho mai pensato di farlo, perché ho pensato appunto magari mi trovo 4 cani, mi faccio 4 euro al mese, però alla fine concettualmente secondo me è un'ottima cosa. Ma in un certo senso è figo anche perché hai un rapporto molto più diretto e connesso con diciamo i tuoi fan, no? Però io ho un po' paura che possa diventare in realtà lo standard, cioè l'unico modo in cui ci sarà permesso di fare di campare, cioè di fare i soldi in questo modo. Cioè, ho l'impressione che sia una prova di alternativa al vecchio sistema, cioè quello delle... Dici che poi verrà sostituito per l'eternità questo? Non lo so, cioè, nel senso, non è che voglio fare il complottista, però c'ho quasi l'impressione che stiano spingendo molto su questo tipo di nuovo rapporto, no? Ok? O comunque di nuovo tipo di monetizzazione per gli artisti. E in un certo senso potrebbe avvantaggiare... Poi vabbè, no, stavo per dire una cazzata, perché potrebbe avvantaggiare soltanto una certa tipologia di persone che magari sono più disposte a, diciamo, a essere così estroverse, oppure a essere, sì, ho capito, un po' più personaggi rispetto a... Io capisco che ci sono molti producer, molti artisti che fondamentalmente è gente molto introversa e non ci si troverebbe bene comunque a lavorare in un ambito del genere, capito? E non vorrei che poi, settando questo come un nuovo standard, tutti quegli artisti che sono un po' così, un po' chiusi, ma che in realtà magari sono molto dotati, sono anche più bravi di quegli altri, potrebbero sparire, soltanto perché sono cambiate le regole del gioco. Ed è diventato tutto un quasi, come ho detto prima, un rapporto lavorativo fra tu, producer, che devi essere stipendiato dai tuoi fan, ok? Mi pare strano, sinceramente. Boh, sì, è un'evoluzione che spaventa, cioè, sono d'accordo. Vabbè, se non sei foraggiato dai tuoi fan, sei foraggiato dal sistema musicale, cioè, nel senso, cioè tu intendi che, cioè, nel senso, un produttore deve guadagnare esclusivamente dal sistema musicale in sé,
cioè date, release, eccetera, ma se quello viene a mancare. No, ma è anche fatto da rapporti umani, secondo me. Nel senso, molti promoter magari continuano a chiamare degli artisti non soltanto Perché spaccano. perché fanno musica figa o semplicemente perché sono altamente richiesti, ma anche perché è gente adorabile, perché è gente corretta, perché è gente con cui ci si sono trovati bene lavorando. Cioè, è come se volessero un po', è un po' un paradosso, no? È come se volessero un po' distruggere tutti i rapporti umani che avevamo creando una piattaforma che in realtà sembrerebbe incentivarli al contrario. Non so se mi sono spiegato. Ma questo è un po' per tutto, però, alla fine, no? Tutto il sistema dei social funziona così. Esattamente, va al pari passo con tutto il resto e mi ricollega un po' al discorso che ho fatto prima anche per i cambiamenti che ci sono a livello economico in generale. C'ho l'impressione che si stia muovendo tutto in maniera, diciamo, sincronica, ok? E lo si stia facendo esclusivamente in una direzione che alla gente piaccia o no. Sì, è vero, cioè, probabilmente è così. E non lo trovo giusto, io sono per la pluralità, nel senso se uno vuole fare le cose in un modo le fa nel suo modo, ok? Anche perché poi soprattutto quando si parla di musica e di creatività in generale devi essere perlomeno libero di esprimerti o venderti nel modo in cui vuoi. Invece loro è come se stessero imbottigliando tutto, incanalando tutto in quel senso, capito? Sì, ha senso, voglio. Sicuramente qualcosa sta cambiando, cioè gli equilibri stanno cambiando, soprattutto, cioè proprio il sistema musicale è proprio il primo a essere colpito, cioè Sì, ma magari. peggio, è quello il problema. Ah no, lo so. Ora non so, cioè, se la causa sarà il Covid, cioè, ma tu dici che la causa scatenante è il Covid o è un processo già. No, io dico che probabilmente è un processo che era già iniziato, ma il Covid l'ha accelerato di tantissimo. Sì. Sì, ma è un Saranno casino. altre cose in futuro esattamente come il Covid che lo accelereranno ancora di più, che non siano malattie, può essere qualsiasi altra cosa, ma ci saranno, tutto sarà un presupposto, tutto potrà essere trasformato in un presupposto per accelerare sempre di più diciamo, Sì. questo tipo di cambiamento, Render Z. Che no? cosa? Una specie di grande reset. Sì, di Gran Cioè. Reset, sì, è un po' una realtà distopica. Però il problema è che, cioè, non è che poi crollo. Che dici, Francesco? Scusate, me ne devo andare. Ah, devi scappare? Sì, devo scappare che devo risolvere una cosa e poi domattina mi devo svegliare presto. Ah, vabbè, tranquillo, dai, tanto fra poco stacchiamo pure noi. Dai, bella, grazie per aver partecipato. Bella, Francesco. Bella Fra. Ciao, Bella, ciao, grazie. Ciao. 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 E comunque sì, diciamo che nel senso, quello a cui eravamo abituati noi sembra quasi ormai uno schema del vecchio mondo che non esiste più, cioè se ci vede. Sembra già non so, un secolo fa. Non Sì, è infatti. come se il modo in cui viviamo adesso sia la normalità. Bel Ed casino. è questo che cioè, mi turba un pochetto. La gente sembra che si è dimenticata che ci stanno imponendo un sacco di cose No, no, infatti. che soltanto Boh, ce l'avessero eh. insomma, non Tocca vedere un c'avrebbero. attimo come si evolverà la situazione. Va bene, andiamo. Abbiamo un prossimo in chat. Io ti saluto, Adelchi. Grazie per il tuo intervento. Next. Andiamo, vediamo chi c'è. Oh, abbiamo una rappresentante femminile. Bene. Pronto? Pronto? Ci sente? No. Chi è il prossimo della chat che entra su Discord? Ah, ecco, abbiamo un altro, vediamo se questo va. Instead. Ci sente? Pronto? Ero venuto a salutare Valerio.
Buonasera, buonasera. Com'è? Tutto bene? Si dice? No, che volevo passare a Roma settimana prossima, ti devo scrivere. Ah, veramente? Era più un promemoria. Stavo a sentire quello che dicevate prima e ho avuto un discorso simile con Legal stamattina. E lui Della sta serie? dicendo, no, perché spero che mi prendano su V-Recordings di qua e di là. Gli ho detto, sì, ma V-Recordings, chi cazzo le fa le serate di V-Recordings? A parte che aspettando le dovute tempistiche, insomma, Covid. Sì. Tanto cioè, non escono questi qua che fanno la Neuropesta, che comunque in Europa va, tu esci su V-Recordings, dove cazzo ti... Cioè, come fai a pagare l'affitto? Come fai a pagare la tua vita con la release su V-Recordings? Cioè, dobbiamo cambiare un po' il paradigma, anche quello che dici tu. Non sono riuscito a sentire tutto e sono arrivato un po' tardi. Però ci vuole qualcosa di nuovo e bisogna capire come muoversi, perché sicuramente non credo che la drum and bass paghi. Vabbè, su quello penso che ci siamo arrivati un po' tutti, diciamo. Tranne quelli che si contano sulle dita di una mano, diciamo. Sì, ma saranno veramente i top 5, eccetera. Comunque loro si sono fatti il loro giro, eccetera. Quindi, secondo, per venire un po' contro quello che dicevi tu, comunque devi tirare i fan a te, o comunque creare una fan base che faccia nuove serate, che sia interessate al genere, eccetera. Perché altrimenti, che stai aspettando che ti casca l'uovo in braccio, cioè. No, quello è vero. Però non tutti, ripeto, non tutti hanno la capacità di vendersi bene, purtroppo. E io ho l'impressione che tutto stia giocando a favore, e in futuro sarà sempre di più su questo. Cioè, usciranno fuori soltanto le persone che sanno vendersi bene. A prescindere dalle capacità, da quello che hai da dire, dalla Vabbè, ma qualità. quello fa parte da sempre del gioco, eh. Cioè, Aspetta, il aspetta, sapersi vendere è dà da sempre sempre. una marcia in più rispetto a, oltre al talento, dico. È da sempre stata una marcia in più, ma io ho l'impressione che più andiamo avanti, e più sia quella l'unica qualità necessaria, Ah, mentre certo, vabbè. tutte le altre, comunque, di base, hanno sempre portato a qualcosa, ma io ho l'impressione che andiamo sempre più nella direzione in cui conterà soltanto sapersi vendere. Basta. Il resto, contenuti, non gliene fregherà niente a nessuno. Vabbè, d'altra parte nell'era del... È già così adesso. È già così. Vabbè, Però. diciamo che nei nostri giri si sente un po' meno sta cosa qua. Cioè, No, ma. rispetto all'EDM, cazzo, è lì allora che... Aspetta, io sto parlando in maniera generale, nella musica proprio, Ah, ok. non a livello di drum and bass. Poi il drum and bass è stata sempre un po' una piccola isola felice, se vogliamo, in questo Sì, un po' senso. più, sì. Una connotazione comunque underground. Quindi tu Sì. dici è più una cosa a livello influencer, quanto riesci tu a spingere il tuo Esatto. prodotto, il tuo marketing personale, eccetera, o comunque paghi un'agenzia e ti fai fare una determinata immagine che riesce a vendere al mercato attuale. Sì, nel senso ho paura che quello in un futuro potrà bastare. Cioè, non servirà più il contenuto, basterà la bellezza della scatola. Non so se rendo. Ma Adesso in sempre gran parte è così. tette e culo ci vuole, tette e culo. Tette e culo, Certo. se non ci metti quello, quella scatola va bene, l'ha sempre pagato. Però. No, vabbè, però sicuramente un prodotto meglio confezionato è più è vendibile, questo è poco ma sicuro, cioè, nel senso. Però, sai, ma non sta nemmeno soltanto all'artista, sta pure magari alla label, quanto è brava a presentare quel prodotto, tante cose. Cioè, nel senso, il video, la grafica, cioè,
Cioè, è normale che se... Cioè, vedi, già il fatto che se uno è un artista è bravo ed è poco presente sui social, già questa cosa qui è penalizzante. Ma se ci pensi nel suo, è assurdo questa cosa qua. No, è Cioè... penalizzante, però comunque è ancora possibile, cioè perlomeno nella drum and bass ci stanno un sacco di artisti che non è che fanno un post al giorno oppure se fanno continuamente foto su Instagram, magari non hanno questo stretto rapporto con i fan per cui commentano tutti i commenti, però comunque cioè, continuano a essere importanti, no? E No, finché certo. non c'era sto cazzo di Covid continuavano a lavorare molto. Io ho paura che sta gente verrà proprio spazzata via in futuro. Fammi esempi concreti, cioè fammi nomi, nel senso, da un lato c'è Eikov e dall'altro lato chi ci metti? Cioè, comunque Mica parliamo Eikov è sempre proprio agli stessi livelli. l'influencer della DMV. Parliamoci agli stessi livelli. Dimmi chi potrebbe essere, ma vabbè. Cioè... Ma secondo me c'è un bel po' di gente che anche senza averci sta grande facciata lavora, cioè, mo, pure senza farti i propri nomi, però che ne so, Grey Code, che ne so, ma ce ne stanno tanti in realtà. Cioè, salimi un po' di livello che non sia break, vabbè, break, contrario ai social, Ma tu dici break. quelli proprio top, top a livello No, di no, no, artista? però una via di mezzo, cioè a livello tipo di Eikov, cioè, per di foreign concept non è che Cioè, esce ma pure che ti così tanto. faccio un esempio molto vicino, Giuliano Merican. Merican non è uno che fa tutti sti post. Cioè, ne abbiamo parlato anche insieme molte volte pure in trasmissione. Lui è uno come me, è un po' un orso, nel senso, fa Sì, sì, post sì. quando esce qualcosa, o comunque quando c'è qualcosa da dire, ok? Non fa il post inutile, soltanto per mantenere live. Non è che se riprende continuamente. Mentre lavora alle tracce o che fa stronzate, però Merican è uno che, cioè, comunque nell'ambito della drum and bass più hard è sempre stato Chi considerato lo benissimo e viene segue? tuttora considerato tanto, cioè è uno che vi ha richiesto tantissimo, poi soprattutto per le serate, perché lui quando suona sta fomentatissimo, cioè ci mette proprio il 100%. Però è uno che dal lato del come si vende a livello di social, a livello di media, è praticamente zero come me e come molti altri. No, concordo, ma è seguito da qualcuno in termini di management booking? No, lui mo è entrato in. Ma guarda che il management e le Non booking ti agency cura la curano comunicazione. mai queste cose. Scusate, devo aprire la porta a casa. Stai mutando. No, non ti cura la comunicazione, il No, non management ti cura booking. comunicazione, ok, ci sta, ma nel senso, perché poi lui comunque ha un prodotto, che è la sua musica che piace, e Sì. quello No, avrebbe... diciamo che a quei livelli te la devi un po' vedere tutta tua. Perché c'è la sostanza, è quello che ti sto dicendo io. Io ho paura che comunque più andiamo avanti e anche nei generi piccoli come la drum and bass, le regole del mercato per cui conta soltanto diciamo il sapersi vendere piuttosto che l'idea che c'è dietro a quello che fai diventerà sempre più importante, più predominante. Il resto sì, sti cazzi. Pure se fai musica di merda, tanto avrai tantissimi follower, terrai sempre live bello, bello No, no, sicuro. infatti. Con i post stronzate e con tutto il materiale assolutamente privo di contenuti, ma soltanto intrattenimento puro, e andrai avanti così. Saremo tutti del gruppo. Vabbè, nel senso, lo dice anche il nome, showbiz. Cioè, lo showbiz è lo showbiz. Ma lo showbiz non è la musica. Lo showbiz non è la musica, E sono perché le nomine. la musica non è parte integrante dello show business, scusa. Ah, è un aspetto anche quello. In teoria No, dovrebbe essere il principale. Cioè. è lo show business che ha assorbito la musica come sua parte, ma la musica nasce, cioè la musica è un qualcosa, penso, di differente, no?
non è nei secoli non è sempre No, stato certo, le... sì, ovvio. Anzi, la musica Sicuramente sì. aveva anche accezioni tribali, sacre, era un'altra cosa, toccava molto più l'anima, era riguardante quasi soltanto l'astratto, Sì, infatti. cioè, il profondo. Gianluca Vacchi, per esempio, è un DJ cresciuto sui vinili. Ma che è ironica questa. Aspetta, mira Deck. bene, mi ha sentito. Gianluca Vacchi, per esempio, è un DJ cresciuto sui vinili. Ah, Se probabile. ti crei la nicchia disposta a spendere per un'uscita in vinile a 30 euro e il digital a 10, dice Deck 21. Silvia dice, vabbè, ma il pubblico di una certa tipologia di musica, secondo me, è un po' meno composto da coglioni, eh? Resto fiduciosa. Vabbè, sì, dipende poi pure dai generi, se sono generi di massa, sai, i generi più sono di massa e più ci stanno pure i coglioni dentro. Beh, vabbè, però È dipende un po' rapporto. se prendi come dice, se prendi come diceva, chi diceva di Jaco, tu prendi tutta la cricca lì di Jaco, lui, Sì. quello Corsa con robe varie, tu apri il loro Facebook, le loro cose, sono tutte cazzate, Sì. tutto il giorno così, e la gente si fomenta di brutto, cioè A post voglia. 200, tutte minchiate. Ma anche i Manu, tu se vedi i post su Facebook di Manu, su certe bimbo Sì, minchiate lui è che... Bushin, lui è Bushin, Mamma cioè mia, lui è... loro proprio c'è. Ma le storie, cioè, tu hai visto? Vabbè, sono anche un'altra generazione rispetto a noi, sono Sì, molto più sono giovani. ragazzini, quindi cioè, ci sta E poi pure. sicuramente a loro due non gli puoi dire che non ci siano anche i contenuti, insomma. Perché penso Sì. roba più figa della loro. Silvia, sì, ma hanno 13 anni i followers, raga. Sì, effettivamente. Ma... Magari l'età media che segue i Ma Manu vabbè, sicuramente è un po' più bassa. Marco non è un ragazzino, comunque, vabbè, non No. è... C'avrà 24-25 anni, adesso noi lo vediamo gigante ciccione, ma è giovane in realtà. Sì, infatti. Ma penso ne avesse sui 30, una roba così. No, è giovane, non arriva a 30. Va Non bene, arriva a 30. Istead, ti ringrazio, passiamo al prossimo. Grazie Dai, per dai, ci la vediamo a visita. Roma, belli. Bella. Next. Pronto? Allo? Hello. Buonasera. Ciao, ciao, ciao. Buonasera. Si Ciao. qualifichi? Sono uno disciopatic Ricky. Qualcuno mi conosce Yo! già, Christian. Disciopatic in the Anche building, con Pietro voglia. avevo parlato tempo fa. Bella, Bello, vecchio, grande. bella, grande, Grande, benvenuto. grande. Un raduno veneto abbiamo fatto. Abbiamo superato l'Umbria. Roma versus Venezia. Dici tutto, Ricky. Che devo dirti? Allora, tempo fa avevo pensato a sta cosa, indirizzata per lo più al mondo dei producer italiani, ok? Che secondo Sì. me, da quanto ho capito, manca. E qualche settimana fa Diego ha creato il Discord, per esempio, di Delta 9, giusto? Sì. E fatalità l'ha creato e io gli faccio, ma cavolo, avevo per la testa una cosa simile, però indirizzata alla community italiana, a tutti i Ah. producer, eccetera, eccetera. Perché secondo me all'estero lo fanno già da mo'. Sì. Sono tutti uniti, condividono tra di loro le cose, idee, eccetera, eccetera. Anche se Sì. guardiamo la base di Groninga, Noisia, eccetera, hanno tutti il loro circolo e condividono con i più giovani, che può essere i Manu o non so, Bunshin di dove sia, ma Rotterdam anche lui. comunque sono tutti della zona e se o guarda Posai, sono tutti assieme. Sì. Posai penso abbia lo studio sotto sopra quello dei Noisia, comunque si tirano dentro a vicenda Si ed è. Si spingono, fanno spingono a gruppo, vicenda, diciamo. fanno gruppo ed è una cosa che in Italia secondo me manca. Beh, Dopo direi non so, che io sono proprio un novellino concordo. rispetto a gente che è qui, però non, da quanto ho capito parlando anche con Diego non c'è questa cosa, non è che c'è un gruppo dove tirare dentro le nuove leve, dove c'è chi, magari c'è l'Emilio di turno che ha i suoi anni e che può insegnare, che può dare una dritta. Certo. Ma anche solo un supporto, un feedback, un come va, un creare un rapporto di amicizia anche.
È tutta una cosa che manca. E... Dici tu c'è un po' troppo di individualismo? O proprio che si sfora no, nel... Forse l'individualismo è più radicato in noi italiani. Qua nella scena drum and bass lo sto trovando anche poco, perché comunque c'è tanta gente disponibile. E, però secondo me manca proprio alla scena dei producer nostrana, manca sta cosa qua. Voi che ne pensate in quanto producer? Cioè, nel senso, c'è un po' una logica che un po' tutti stanno nel loro, si fanno i fatti loro, dici? Però non c'è questa... Secondo me dipende, nel senso che per la mia esperienza anche con lo stesso Valerio mi ricordo che magari i primi tempi gli passavo le robe, chiedevo dei feedback, almeno per la mia esperienza ho sempre beccato bene o male nella cerchia di gente della disponibilità. Poi che la gente si esponesse proprio a livello gigantesco, allora no, però secondo me non è così male, nel senso io vedo abbastanza un'unione. Poi sì, va bene, sì, magari sì, non è gigante, alla fine siamo anche in pochi, secondo me, però non ho mai visto sta grande stronzaggine dalla parte di nessuno. Io non ho parlato di stronzaggine da parte di nessuno, io ho detto che manca un... Per dirti, a me è capitato l'anno scorso di finire in un gruppo Facebook, non un gruppo, una chat di gruppo Facebook, dove c'è gente, producer inglesi, producer portoghesi, ma non tanti, una cerchia di amici, ok? Però ci si parla, ci si condivide cose, idee o feedback, insomma, uno fa un pezzo al volo, ti dice avete un paio di orecchie per dirmi come vi suona da voi, eccetera, eccetera. No, ma io sono d'accordo con te, cioè nel senso, quello è un'ottima cosa. No, è una bella riflessione comunque questa. Poi secondo me andrebbe creato tutto qua. Poi io ti dico, spezzo una lancia a mio non favore, nel senso che a volte mi trovo magari dentro a chat robe del genere e io stesso a volte non ti piace. No, faccio fatica magari a gestire, no? Quindi guardo e poi dico, vedo dopo, poi alla fine mi sento perso e non cago più la cosa. Quindi, però sono d'accordo con te, nel senso, è una cosa che andrebbe molto più presa in considerazione, ma forse è un mio difetto, a volte non ho voglia di starci troppo dietro, no? Quindi per questo, come dicevo prima, a volte ho preferito scrivere al singolo per avere magari un feedback, o magari perché mi interessava il feedback di una certa persona, di un certo calibro magari, e a volte magari queste chat diventano iper dispersive, scrivi due cose e dopo però non ci capisci più niente. Sì, ho capito. Vai, Valerio. No, io quoto soprattutto quest'ultima cosa che ha detto Pietro, che è più che vera. Molte volte aumentando i numeri sicuramente non aumenti la qualità poi del discorso, anzi la peggiori probabilmente. E... Allora, sono favorevole a una cosa del genere, ma in realtà ciò è sempre un po' esistito, magari non a livello generale proprio italiano, però ci sono delle, diciamo, delle piccole comunità che che sono cresciute insieme e si sono aiutate, per esempio oppure con Pietro, comunque mi ci sento spesso, oppure con gli Accept, oppure con American, o con Disprove. Noi molto spesso ci sentiamo da sempre ci siamo sentiti su Facebook o su qualsiasi altra piattaforma, e ci siamo scambiati feedback, oppure abbiamo provato a fare collab, comunque abbiamo fatto cose insieme. È vero anche che questa cosa è molto privata, nel senso va un po' a gruppi, un po' amicizia. E quindi potrebbe essere un po' limitata, nel senso c'è stata, ma a piccoli gruppi. Io scommetto che anche, per esempio, magari per quanto riguarda i Synthetics, Wasabi, Neve, anche loro hanno un loro gruppo, cioè magari, che ne so, è diviso un po' in queste, forse in zone, in Italia, sì. Italia del Nord, Italia un po' del centro. Però creare una cosa in generale che possa racchiudere un po' tutti i producer italiani e che possano dare una mano a chi vuole entrare nel campo, io sarei più che favorevole. Sarebbe molto comodo. Molti di noi non hanno, non,
non hanno avuto molti aiuti quando hanno iniziato, nel senso abbiamo dovuto sbattere molte volte la testa e capire, imparare da soli le cose, anche perché quando abbiamo iniziato non c'erano probabilmente manco tutti questi tutorial su YouTube, quindi magari se creiamo un gruppo del genere potremmo anche accelerare un po' la crescita della drum and bass in Italia. Hai totalmente ragione, secondo me. Fino adesso sì, questa cosa l'abbiamo fatta, ma l'abbiamo fatta un po' a vari gruppi, diciamo. Cioè ci sono gruppi di riferimento di producer che si spingono a vicenda, però sono vari gruppi circoscritti, secondo me. Cioè, ma non c'è proprio Iman e quella gente là, cioè alla fine io penso siano una piccola cricca, cioè alla fine che ci sarà Imanu, Banshin, Skylar. Ah, vabbè, certo. Secondo me anche loro fanno la loro piccola setta. Poi io non so come vada, ma penso che sì, appunto come è successo a noi italiani, a me, a Valerio, eccetera. Però a livello, no, io intendevo pure a livello tipo di consigli, di produzioni, cioè io non lo so, ma io dubito che tutti i producer che sono più in alto di te hanno quell'atteggiamento di dire ok, questo ha cominciato ora, gli do una mano, non tutti fanno. No, no, per niente, per niente. Cioè, dipende sempre, magari anche perché la gente ha un po' paura, ma io ho molte persone che mi mandano messaggi sulla mia pagina Facebook, no? Sì. Nel senso IHR, la pagina fan, io rispondo sempre a tutti e ho fatto anche amicizia con un po' di gente che molte volte proprio là mi manda le tracce e mi chiede feedback, ma pure se so a livello base, io se posso, cioè, ci sto sempre appresso. Non è, cioè, quasi tutti noi penso che, soprattutto noi italiani che facciamo drum and bass, non siamo assolutamente gente che se la tira, perché figura. Ma non l'ho mai pensato, infatti. Ma per questo proprio più a stare dietro appunto a questo approccio individuale, cioè invece nella chat, come dicevo prima, quelle di gruppo io non riesco, ma non è perché, cioè proprio è dispersivo, invece sarei più capace a rispondere a 300 persone che mi scrivono una alla volta e lo farei col cuore, piuttosto che stare in una chat dove io ti giuro non ci capisco mai niente. Ehi, ciao, io, WhatsApp, bla bla bla, tracce, cioè non riesco a organizzarmi così, nel senso, neanche se mi viene, dovesse venire la voglia, preferisco appunto, come diceva Valerio, ti scrivono là e allora là il feedback lo dai volentieri, cominci a... Sì. Poi sai, io forse ho puntato molto sul discorso feedback, però il mio era proprio un creare una community di noi producer italiani, è proprio un creare una cerchia dove ci si raduna tutti là. Ah. Vabbè, allora questo in realtà c'è, bisognerebbe solo unire le mini cerchie che già ci sono già, tutto là. Che secondo me sarebbe una cosa che farebbe bene. Perché ci si spinge a vicenda come fanno all'estero. Tutto qua. Sì, ma tu intendi anche spingersi a livello, che ne so, fai conto, che ne so, Synthetix fanno un'uscita mo sti giorni, la ripostiamo noi tutti italiani, cioè facciamo un... Ma anche. Io domani faccio una release, noi tutti i producer italiani sì, la spingiamo, la ripostiamo. Tu intendi anche questo? Anche autospinta. Tutto quello che ci va dietro. Ma infatti sì, pensavo la stessa cosa. Cioè proprio sul capitolo repost, guarda, cioè a parte proprio le persone più strette vicino a te, cioè io ho visto veramente... È proprio raro che un collega... Senza che ci raccontiamo barzellette, cioè dopo poi ognuno guarda i cazzi propri. Sì. Però citando Valerio prima ha detto bisogna partire da zero, però quindi cioè perché ok, ma ci vuole pure la mentalità giusta, cioè. Sì, vabbè, ma se c'è la mentalità bene, se no chi ce l'ha bene spinge, ci si aiuta a vicenda, gli altri magari stanno lì a guardare, magari un giorno sai che ti iniziano a spingere anche loro, che prima erano... Io sono molto positivo in questo, nel senso, io penso che tu abbia ragione, potrebbe funzionare una cosa del genere. L'unica cosa è che, per esempio, io personalmente molte volte lo vorrei fare, però poi ci penso due volte, nel senso, riempire la mia pagina di roba che
che poi a quel punto diventerebbe soltanto al 10% delle volte roba mia, sì, potrebbe anche tirarmi contro. Nel senso, la gente poi si potrebbe anche un po' rompere il cazzo. Magari sono dei fan a cui piace soltanto quello che faccio io, ok? Gli altri, degli altri italiani non gliene frega niente, ok? Mettiamo conto. Se io continuo a postare roba di altri, perché poi sarebbe quello alla fine, uno non è che fa tracce su tracce continuamente una settimana, quindi sarebbe, che ne so, ogni traccia, ogni roba mia che posto una volta, poi ne posterò altri 10 degli altri italiani che ci stanno. E a quel punto magari la gente che seguiva la mia pagina, diciamo che seguiva la mia pagina, che è iscritta alla mia pagina, quello che è, che vede che comunque continua a postare roba degli altri, diventa un po' un lupo al lupo, nel senso non saranno più tanto attenti a quello che posto, sì, io. Perché comunque non è che devi postarla per forza, devi postarla comunque se la senti anche tu, cioè bisogna postare tutto, eccetera. Come il discorso anche di Pietro che diceva io non ci sto dietro, però ci sei, cioè, non so, è più un discorso di community, dopo ovviamente dovrebbe essere strutturato. Sì, no, sicuramente. Diciamo che a livello personale io quello che faccio sempre è metto like o commento o provo comunque a interagire con i post degli altri producer. Io appena... ma molte volte io scorro Facebook senza proprio motivo, così ipnotizzato, no? Sì, per inerzia. Sì, quando devi proprio azzerare il cervello. E io tutti, ma non solo italiani, anche miei amici producer, che ne so, spagnoli, tedeschi o quello che è, io cerco sempre di commentare, mettere like e comunque spingere un po'. Ripostare, questo l'ho fatto raramente, devo ammettere. No, vabbè, quello sì. No, perché nel senso io non vorrei che magari in alcune persone subentra pure la sindrome, dice minchia questo qua spacca il culo, non è che se io spingo, cioè, o promuovo anche questo qua mette in ombra me. Guarda che la psiche umana fa pure questi scherzi. Sì, cioè, ma certo, è che bisognerebbe andare un po' oltre a questo, secondo me. Il problema è qui. Cioè, secondo me non è che Imanu va a dire non seguo Noisia perché spaccano il culo più di me o viceversa, esatto. Là si spingono e basta. Forse è la mentalità nostra che io non lo so, però cioè io non lo do per certo che al di fuori dell'Italia la mentalità sia totalmente diversa, Ma non dico dappertutto, però sono sicuro che c'è sta scena. Che cosa, Christian? È tutto anche lì molto a gruppi, no? È come la cricca di Blackout, no? Blackout sono tutta quella cricca lì. Io in Olanda ci sono stato tante volte. La cricca è quella, René, Paitius, tutta quella cricca, sì, di gente, soprattutto loro, tra loro olandesi, lo vedi proprio, che sono, lo vedi anche i party, no? Io ci sono nato al Prospect XL, che sono tutti olandesi, loro stanno tutti tra di loro, lo vedi proprio, cioè, sì, interagiscono con qualcuno, fa la chiacchiera, oh, bella così, però... Però è linea di massima, sì, fanno gruppo. Sì, sì. Ma è sbagliato come approccio. Io invece la trovo una bella cosa come community. Cioè, dopo con chi devono andare a parlare? Sì, però è sempre un gruppo, non è tutto, capisci che ti voglio dire? Cioè, nel senso, alla fine viene un DJ straniero, anche il semplice fatto di avere uno scambio di vedute, così, cioè lo fai, dai. Cioè, non è che te stai nel backstage, hai i soliti 4-5 persone e ti fai i cazzi tuoi. Hai party, no? Cioè, hai party... Ah. Quando vai a suonare, che magari ci sono tanti DJ, c'è il gruppo di determinate persone e il gruppo di altre determinate, cioè tipo gli inglesi stanno solo con gli inglesi. Cioè, ah, vabbè, gli inglesi su questo proprio. Solo... Cioè. Cioè, hai capito? Cioè, non è che vengono lì con te robe, cioè loro stanno tutti tra di loro e dopo poi, hai capito, c'è tutta la cricchetta di, tra virgolette, europei, visto che comunque sono appena usciti dall'Europa e... Sì. Cioè, lo vedi anche da quelle robe lì, no? Cioè, è vero, cioè, è vero. C'è un po' di... Non so, è anche un po' un discorso di piacersi a pelle, no? Ma piacersi a pelle nel senso... Che ne so, cioè, hai capito? Magari io vedo una persona, facciamo un gruppetto, io mi trovo bene con quelle persone lì, però magari quell'altra persona che io non c'ho... Che ho davanti non mi va bene a pelle e basta, non ci condivido niente la serata, niente, no? Cioè, è così. Cioè, da che mondo è così? Cioè, non...
Diciamo che in linea generale qualcosa per l'Italia in più a livello di community si dovrebbe fare. Ma più che altro perché, Ma cioè, una cosa che nel trovavo senso. bella era come l'hanno citato sulla chat di Twitch, hanno citato il Drum and Bass Forum, c'era una volta, Ah, il DMB Drum and Forum. Bass Movement mi pare si Sì. chiamava. Vabbè, quello, vabbè, diciamo che insomma, era pure un covo di scazzi quel posto, non era soltanto. Ma c'era, cioè è una cosa che c'era. Sì, era un punto di riferimento, quello sicuro. Quello ha aiutato molto in quel periodo lì, in quella fase lì. È vero. Infatti, Era il c'erano. nostro C'erano. Dogs on Acid, ok, Esatto, sì, è era. vero. È vero. C'erano molte più serate, si facevano pure i gathering, cioè si facevano i mega meeting di tutti quelli del forum, i vari DJ. Da lì sono usciti, cioè, Dubs, Mazz, The Kiff, cioè, tutti comunque. Quando c'erano sti raduni del forum, loro avevano appena cominciato a produrre, per dirti. E poi comunque, secondo me, c'è anche, io parlo sempre dell'Italia, cioè noi su certe cose abbiamo dei limiti proprio mentali, culturali, che altri posti non hanno, cioè, capito? Tipo? Non lo so, cioè, ti faccio un esempio, cioè, ci sono delle situazioni che per l'amor di Dio succedono anche all'estero, eh. Io adesso parlo in generale, non parlo di drum and bass, però tutti amici, amici, amiconi, dopo volti l'angolo, no, quello fa musica di merda, quello fa tutto così. Ah, Come beh, voglia. fai a far community? Noi italiani siamo i maestri di questa merda qua, te lo posso garantire, guarda. Lo so, no, lo so, è per quello che Cioè, non c'è siamo, anche cioè, sta cosa qua, sennò ci sarebbe già. vuoi fare community di cose, dopo poi hai capito, c'è cioè, uno che si spalla dietro l'altro. E non ha neanche Sì. magari le palle di dire le cose agli altri in faccia. Cioè, Sì, capito? vabbè. Non stiamo dicendo il nulla, capito? Cioè, non il nulla. Cioè, quello che dice è tutto molto bello, molto carino. Cioè, nel senso, io lo appoggio pienamente quello che dice, però è una cosa che secondo me, tra virgolette, non accadrà mai, perché non. Ci Sì, sono sarebbe proprio gruppi. proprio un cambio di mentalità, ci vorrebbe. Sì, ma ci sono proprio i gruppi divisi, cioè, ma non divisi, divisi perché chi magari è più amico di, o perché magari io faccio più, cioè, è tutta una roba un po' anche cioè, personale che va anche al di là della musica, capito? Sì, infatti. Cioè, è come quelli che mi vengono a dire, ma minchia, ma te, voi con la Lucinetta se ne pappe ciccia, ma io e Luca e Simone eravamo amici anche da prima, hai capito? Sì. Cioè io Simone lo conosco ancora quando era Smoke, cioè io Simone abitiamo, cioè Simone abita 20 minuti da casa mia. Cioè Sì, quindi cioè anche quando io non facevo drum and bass comunque lo conoscevo, sapevo chi era, anche Luca sapevo chi era, cioè nel senso noi al di là di questo, cioè non è che io faccio solo musica con la Lucinator perché siamo, cioè perché facciamo musica, cioè c'è anche tutto un discorso no, no, dietro. vabbè, c'è anche un rapporto d'amicizia, eh. Vabbè, ma Che come con me, con magari Valerio quando stavo a Roma, uguale, eh? Nel senso, cioè, alla cioè, che magari fine capito, era qualcosa che con andava al loro di là della musica. succede un rapporto che è diverso perché c'è anche proprio amicizia, e magari con altre persone che magari conosco è un rapporto più da, tra virgolette, da colleghi, no? Cioè parli, ti scambi delle idee, c'è un po' di confidenza perché sei così, però hai capito, Sì. è un rapporto Ci un po' sta. diverso, no? Cioè, ma non c'è niente di Va bene. male, siamo No, no, umani infatti. e Vabbè, cioè ma è giusto, ma nel senso non è che. Le persone sono fatte tutte diverse, c'è cioè quello che ha più simpatia, quello che ha meno simpatia, quello che dove c'hai la connection migliore, cioè non c'è nulla di male, eh. Cioè Giusto. non è che Sì. uno perché non si trova bene con un altro allora è un mostro, cioè assolutamente, cioè. No, infatti. Anzi, ti dirò, cioè, il fatto che uno ascolta lo stesso genere musicale non vuol dire che automaticamente tu possa trovarti d'accordo, perché io, cioè, mi è capitato anche in passato di avere a che fare con persone che ascoltassero drum and bass, ma io veramente mi rendevo conto che quella gente non c'aveva proprio un cazzo a che fare, cioè, proprio nulla in comune, cioè, Certo. succede anche quello, eh. Cioè, proprio divisioni di vita proprio, eravamo proprio il sole e la luna, quindi, cioè, non vuol dire automaticamente che un genere accomuna anche il lato umano, cioè, Ma boh, cioè, non. tipo io te ne racconto una molto semplice, cioè, per dirti l'altra volta, un po' di tempo fa, sto parlando con Daniel di Mainframe, Disast, Sì, disastro, e mi diceva, no, vabbè, ma vabbè, lui è molto tranqui, come ridiamo, scherziamo così.
E fa: no, vabbè, ma perché dai, non fai, cioè adesso vieni a Vienna, potresti qua con Acco fare comunale. Guarda, io Alex lo conosco, ciao bella, come stai? Però io più di tanto, cioè a me la maniera in cui lui si pone, l'attitude che lui ha, non rientra proprio nel mio, no, non rientra Sì. proprio quello che è il mio essere, capito? Magari Ma di Jacob l'interpretazione, dici? magari. Sì, cioè, capito, lui va, tu vai da lui e lui è tutto il tempo che fa il cretino, no? Cioè non c'è il Sì, momento vabbè, che lui lui è non proprio, sta esiste. proprio nel, è entrato proprio nel personaggio, è un tutt'uno, persona personaggio, mi sa. Cioè, se proprio. Cioè, capito? E idem, cioè, il paradosso è stato Elmar di Korsakov, quello è un altro, cioè, capito? Sì. Cioè, non mi ha fatto niente, per l'amor di Dio, No, non ci ha però pure a fatto me non mi piace niente. come si pone, sinceramente, Ma vabbè, ma io ti su. racconto questa che ha dell'incredibile. Mi fa: oh, ma hai fatto un pezzo con Marianna Ray? Mi fa: sì, me lo mandi, è figo, mi piace sua voce, qua, là. Insomma, gli mando il pezzo e alla fine lui, di questa roba qua, mi fa: no, ma sai cosa c'è? Cioè, dovresti chiamare Droptech, perché sai, Droptech ti potrebbe fare il mix, il master per 30 pound. Ho detto: ma tu mi hai chiesto la traccia per farmi, cioè, anche questa roba qua? No, vabbè, ma prenditi la ridere, era per ridere, ma me ne frega, cioè, capito? Anche queste robe qua un po' così, Cioè che voleva capito? infilare un artista suo in mezzo, diciamo. No, cioè, ti metto la traccia figa, però la mandi a Droptech perché lui ti fa il mix e il master. Ma che stai dicendo? Gli ho detto, cioè, tu mi hai scritto perché volevi la traccia, perché l'avevo fatta con Marianna Ray, perché se non l'avevo fatta con Marianna Ray non la volevi perché gli sbavi dietro a quella ragazza là. E, cioè, capito? Cioè, delle robe che Ok. a me queste cose mi danno un fastidio, ma di brutto. Lo so, vabbè. Cioè, guarda, non l'ho mandato a cagare perché lo conosco Notte e perché Silvia, ciao. comunque ci abbiamo anche delle amicizie in comune, robe, e comunque non voglio fare, cioè, non voglio magari, sai, passare dalla figura di: ah, quello è un coglione perché mi ha risposto male, perché dopo voi questa gente che vive così. Io l'ho scritto molto professionalmente, ho scritto: guarda, amen. Non mi interessa, ti ringrazio, buona giornata, ciao, cioè, capito? Cioè, non... cioè, anche No. queste cose qua, hai capito? Come fai ad avere del feeling con delle persone o a creare un feeling con delle persone che hanno un determinato tipo di comportamento, capisci? No, certo. E questo può essere anche con i nostri connazionali, cioè, hai capito? Adesso io sto dicendo degli episodi che mi sono successi, eh? No, succede, succede. Non... Va bene. Vabbè. Dai, Righi, ti ringrazio Dai. per essere Dai. passato. Va Ragazzi. bene, ragazzoli, buonanotte allora. Ci vediamo alla prossima. Ciao a Buonanotte a tutta la tutti, chat. grazie. Ciao belli, buonanotte. Ciao ciao. Ciao.